Buonasera, benvenuti al nostro nuovo episodio, episodio 13, la controffensiva. La controffensiva. Contro La controffensiva contro gli orchi. Esatto. con la K. Hai fatto l'invito? Yes, sir. Poi in realtà entro sempre da campagna multigiocatore. Vabbè, però sì, c'è cioè che tanto per averlo. È giusto per fare il rito propiziatorio che vada tutto Amico, ho fatto bene. una faccina. Ho fatto un disegnino. Una faccina con due occhietti. Ah sì. Bellissimo. Ma non hai avuto sempre quello come. No, dico la mappa, sembra una Ah, faccina. la faccina. Ah, scusa, credevo la tua immagine di profilo che è sempre No, no, no. bellissima. Stupenda, veramente stupenda. Ogni volta prendo l'infarto quando la vedo. Sembra un boom, un fantasma di un film horror. Ma che dire Uno veramente. spettro di Fa Ocara. straridere su CSGO perché in alto tu hai praticamente tutte e cinque le facce di chi sta Sì, 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 giocando sì, sì. e ci sono sempre io Sì, ho piccolino. presente, ho presente. Dio povero. Comunque, per i nostri telespettatori e telespettatrici, ogni tanto faremo qualche partita su CSGO più avanti. Manuè! È arrivato lo Scrooge. Ah, Madonna, di corsa. È la nostra ventola number one. Numero 1. Ma sai che, guarda, per pazzia una partita la farei stasera, ma così. La CSGO, no, dai, no, dai, ormai siamo su Warhammer, dai, non so. Dobbiamo farla Grande, pre-Warhammer. grande, Scrooge, grande. La scaricata pre-Warhammer la si può fare, ci sta. Un'altra la facciamo. Partita CSGO la faremo prossimamente. Ci A sta, ci sta. Beh, Counter-Strike. Counter-Strike poi insomma c'è Ground Branch, insomma anche fare solo giusto una cosina tranquilla per Ma iniziare sì, andrà tranqui, tranqui. Absolutely. Io qua perché non ho spostato? Ah, perché qua, ok, qua. Ma devo passare il turno in realtà, non devo fare una sega. ecco. Va bene. Aspetta che guardo se posso spendere e espandere da qualche parte. Ma penso di Io no. il prossimo turno mi voglio prendere quantomeno un paio di truppe di carri vapore. Dobbiamo Pot, pot. farli, devo. Ci ho aspettato Pot, pot. 133 tour. Praise be to Però vorrei Sigma. vedere come. It Ecco, ho is fatto time. una cacata con Circo Massimo. Cosa Hai faccio? Prenderò lui. cacato? Prenderò Circo Massimo. Lo faccio ritornare a nord. Servant of the faith. Vabbè, basta, passiamo il turno. Non so più cazzo. Oh Etienne. Etaine. no. E Oh Tarna. cazzo. Nagar hanno conquistato tutta quell'isola. La faccia del cazzo. Si sono espansi. Ma perché laggano così tanto? Non lo so, quelli, i pirati hanno problemi di. Non hanno la fibra. Perché è andato avanti così veloce? L'ho fatto io. No! Adesso non vediamo cosa hanno fatto i tozzi di Gringor. No, stanno facendo il turno senza. Ah, Vedi? no! Ti hanno fatto assalire unità, che cane. Dov'è? Ah. Ah, e quindi? Oh no, figlio di puttana! Se lo proprio volevo aver Eccolo fatto. qua. La prendiamo nel culo. Inizia subito la partita. Guarda, senti. Scappa, scappa, scappa. Scasso scappa nella parte più sbagliata. Sì, Guarda. Ma che incastrandosi. incoglionito! Ma che incoglionito sei! Ovviamente Ma che questi cazzo. possono fare 30.000 punti di movimento. Ma che cazzo vuol dire? Ma che cazzo. Che movimento è? Ma scusami. Questa campagna sarà molto lunga. Questa Allora, campagna contro gli orchi sarà molto lunga. Magnum PI. Sei stato nominato. Dai, Magnum PI. sconfitto onorevole, Allora, possiamo vincerla. è un solo esercito, esatto, è un solo Possiamo esercito. vincerla. Cos'è quel coso incazzato, gli orchi grossi, carica cinghia. Cos'è sto territorio? Bello sconfiggere gli orchi. Cos'è sta foresta? No! Vecchio. Fanno cagare i razzi in questa foresta. Che RNG di merda sta partita. No! No! Guarda che merda! Cioè, sì, sarà una forestiera grossa. È una merda! È Porco Dio! una Ma che cazzo merda! È una è? Un merda! È ramazzo, mio una Dio! merda! È una
L'Amazzonia, Dio cane. L'Amazzonia, porca merda. Ma poi guarda che c'è la cosa subito di affiare. Allora, schifezza di Dio. Che cazzo, Sì, vabbè, guarda come ci sta svantaggiando. Questa non la vincevo neanche di caro a... Quadratone Zig suggerisce Scrooge, poi scoperto una realtà come tattica rusata, ma non ha avuto un grande successo. Beh, non ha avuto... In realtà è stato usato il quadratone? Sì, sì. Beh, ma l'ho detto anche ma io. Ma ce l'avevano l'esercito full lancio? No. Cioè, è che ovviamente nella realtà non è tanto applicabile perché è troppo vulnerabile al tiro, esterno o dell'artiglieria. Basta mentire. Cioè, ma com'è? Basta, ma stai mentendo. Okay. Allora, vabbè. Il quadratone è anche meglio della falangioplitica, va bene. Il quadratone? Giulio Cesare si è cacato addosso quando ha visto il quadratone. È stata la mossa che ha fatto piangere Giulio Cesare. Ma dove allora... come cazzo ti screti? Prendo questo vantaggio. La soluzione è attaccare, sfondare le loro linee e difenderci qui e fare un quadratone qui. Che correre in bocca, esatto, sì. Per poi andare in una pianura. Ma Dio caro, che merda. Ma poi perché si è ritirato qua Magnum Piae rincoglionito? Ma brutto, deficiente, brutto, rincoglionito veramente. Meno male che ho il mago. Guarda, sì. Mago senza. Il problema è l'artiglieria, non so quanto farà. Ecco il problema. Ascolta, ma se ci schierassimo più indietro. No, sto guardando un attimo più che altro il coso. Un dottor tipo qui, per esempio. Perché ho paura che loro si schierano lì. Beh, no, vabbè, farà schifo il cazzo. Io in ogni caso. Guarda, farei così, se proprio. Qua i fucilieri che sono più in alto e davanti la fanteria. Poi bella la cagata che quando ti avvicini, no, c'è questo effetto bruttissimo di alberi morti per vedere le unità in mezzo alla foresta. Sì, anche perché se tiri su non vedi un cazzo. Se tiri su non vedi un cazzo, sì, che io capisco tutto, però... No, io non lo capisco invece. Irrealistico come poche cose. Vabbè. Il brutto di combattere nei boschi per il giocatore è proprio questo, che non vedi niente, è quello il problema. Vede, tu no, ecco, questo è un problema. Allora, a costo di perdere i razzi, ma sono nell'unica, giuro, l'unica pianuretta, l'unica zona di... Eccola, ok. Tanto alla fine non sarò comunque un cazzo, però, cioè... Ma no, dai, schierali comunque dietro, che comunque dai, qualcosa faranno. Mamma, che musica di horror, sembra di essere nel film La Casa. Guarda, madonna, scusa, anche detto il giusto. Guarda, dai, così. Che devo fare? Sì, dai, inizio. Forse qualche razzo andrà a segno, dai, non disperiamo. Non si vede un cazzo da solo. Non si vede niente. Ah, eccolo qua. Ragno Ragnarok, vabbè, io gli sparo un po' di bombe. No. La cavalleria, vabbè, adesso la faccio arretrare. Analizza un po' di potere, va. Mamma mia. Beh, dai, qualcuno. Ok, adesso mira qualcosa di solido come gli orchi neri. Tutto orchi. Dai, qualcosa va sì. Oddio. Insomma. Va un cazzo a segno, dio porco. Esatto. Togliete sta schermaglia, porca di quella troia, ritardati, non ho sparato neanche un colpo finora. Come? Non sparano un cazzo? Oh, sì, vabbè, ma Dio santo, c'è una cavalleria questi che... Hai gli altri cavalieri imperiali? Sì, lo so, ma c'è il ragno che rompe il cazzo. No, sulla destra. Basta, ritiratevi, rincoglioniti. Ma che sono idioti i tuoi cavalieri, porca troia. Ma non si dice. Ma dai, fa cagare tutto, dai. Non ha neanche senso fare sta battaglia. Ha tirato, almeno. Sì, un cazzo.
Ma e poi le bombe esplodono in mezzo agli alberi, non gli fanno una sega. Eh no, beh, lì non hai tanta scelta. Sì, vabbè, ma allora... allora vince... vince chi è in, in corpo a corpo, e noi non è che siamo il top in corpo a corpo. Oddio. Sembianze terrificanti, scusate, nessuno... Devo sperare... Devo... Madonna! Cioè, ma è normale che non vada neanche un razzo a segno, porca di quella puttana. Vai, falla. Falla, prendili, porco dio. Godo, godo. Cioè, ci mette sfavorito con qualsiasi cosa, dio cane. Cos'è sta roba? E la Madonna, cos'è stato che mi ha perso tutto? C'era un, è apparso un mega troll gigantesco e ti ha schiacciato la fanteria. È stata una magia. Sì, è stata una magia. La mia cavalleria è inutile come poche cose. Sì, vabbè. Cioè inutili, inutili razzi, inutili. Sì. Completamente inutili, non ha dato niente a segno. Sto dando le magie come un pazzo. Almeno qualcosina fa. Dai, almeno sparano. Vado a rullare di Vietcong, sì, esatto. Il problema è che sono gli orchi Vietcong in questo caso. Le bestie sono queste. È una zanzara che mi gira intorno. Wag? Sì, Wag. E ci rompono la linea completamente adesso. Infatti. E ho perso tutta la cavalleria senza neanche averla usata. Noi vinciamo in campo aperto, dio caro. È inutile. Vabbè, l'ha messo così, guarda. Noi vinciamo in campo aperto, non... Vabbè. Ho girato i video, cane. Poverini. Eccolo lì, quel. Eccolo lì. Il, esatto. Piedone. Il piedone. Ti ha schiacciato così. Mamma mamma. Okay. Abbiamo neanche combattuto praticamente. No. Oddio, vabbè, accelera e basta. Accelera e basta, quanto abbiamo perso. Se poi lancia un po' di magie. Basta, non credo proprio. Infatti. Magnum PI hai preso sberle, sta scappando. Ah sì. Non è male però questo tipo di mago. Sto guardando, vacca boia, certo. Che cattivo che è. Farà... Adesso... Ma se lo faccio... Ah no, non può ritirarsi. Vabbè, adesso morirà, però... non è male. Forte. Secondo me Gandalf, Gandalf e questo mago qua non sono male. Ma Gandalf dovrebbe essere buono. Infatti. Sì, poi vabbè, in realtà anche il Papa Giovanni non è male, Cioè, no, fa delle belle magie anche lui. Cioè, alla fine non sono male i maghi che abbiamo. Vabbè. Vaffanculo. Vaffanculo. Fa? 16. Basta. Vabbè, erano solo orchi neri. Però le belle magie. Semplicemente sono orchi. Cioè, i razzi sono usciti addirittura uccisi da 12 persone. Incredibile. Ma che?
Grandi spade non sempre. Grandi spade, bene. Migliore unità di questa partita. Sì, beh, no. Mano bassa. No parole, gli archi neri sono troppo forti. Lo so. Vabbè, decisiva, me la sono giocata. Non importa. Fa lo stesso, non potevi fare di meglio. Ah no, però. Dai, adesso sto arrivando. Comunque, resisti. Sì, ma c'ho Baltasar che stava già arrivando. Ma infatti, ma secondo me mandarlo là è stata un'idea. Per forza, è stata un'idea di merda mandarlo là, effettivamente. Va bene. Dovevi mantenere la linea lì, perché effettivamente era stato tagliato fuori Magnum PI, quindi doveva rimanere dov'era. Ah, così? Vabbè. Che devo dire? Vabbè, fa niente. Okay. Ah, così. Ah, perché adesso mi viene a prendere anche la città? Dai, grande. Dai, sarei un boss. Ci penso. Cos'è sta roba? Che cazzo è? Mando due eserciti al nord, non ti preoccupare. No, ma c'è Gigione. Sì, beh, ma ti do una mano. C'ho Paolino Paperino. Adesso attacco tutte quelle città di merda rosse, le conquisto, le saccheggio e le rado al suolo. Non so quanto ci sia da saccheggiare in quella spazzatura di città. Arriva? No. Terminato il patto in un'aggressione. Speravo nella Confederation. Orco di marcia in galleria sotterranea. Che rompi coglioni. Ma perché sto gioco è tutto un alto basso? Mamma cara. Sì, a sto giro abbiamo ricominciato con il momento negativo. Ti sei perso un sacco di roba, per forza, scusa, ti sei perso un episodio. Vattelo a rivedere i prossimi giorni. Anche un paio. Siamo andati un bel po' avanti. Abbiamo fatto anche una piccola guerra civile contro Marienburg. Abbiamo sconfitto i Topastri. Al nord, almeno. E niente, gli ultimi orchi rimasti sono i facciatezchi qua che fanno gli stupidi. E i tosti di Grimgor, che abbiamo fermato la loro offensiva che era devastante, ed è partita la nostra controffensiva che era cominciata benissimo fino a oggi. Stava andando tutto bene. I prossimi giorni vado al Vaticano a prendere la grazia plenaria, la benedizione, vista la fortuna che ho ultimamente. Madonna, povero Scrooge, curiosaccio. Ha fatto un incidente. È la Madonna. Qualcuno ha pensato bene di venire nella sua stessa corsia, ma in retromarcia. Questa è la storia. Scusa, aspetta. Confermi, Scrooge. Non credo di aver capito. Inglesi. Credo di essere a Londra, questi. Vanno dal lato sbagliato. Vabbè, ma come poteva saperlo? Ovviamente. Pensano gli inglesi, pensano che tutto il mondo sia l'Inghilterra. E invece. HD comunque non è male, Mastro Geppetto. Vabbè, l'Inghilterra. Mastro Geppetto è incazzato. Mamma. Allora ti mando solo un esercito. Ciro l'Esposito. Quanto è forte questo esercito? Vacca voi. Gigante della Norsca. Avete aspettato questo? Cazzo, veramente? Ma erano quattro scemi. Queste sono unità forti. Ma erano quattro idioti prima. Oddio, boy. Ma porca. Ma hanno veramente aspettato questo momento per pomparsi così a caso? Beh, allora ho due eserciti. C'ho Mastro Geppetto che deve recuperare un po'. Perché è Dio cane? Qua c'è il coso. Causa dell'orgoramento perché è una palude. Ma un angolo! Un angolo di mappa. Ma scherzi, vero? Due cani. Ma fare il culo. Ah, vedi, sta scendendo anche Paolo Vitte. Guarda che ma serio sto logoramento. È un passo di montagna. Ci passano 8000 persone. Ma c'è freddo. Ma vaffanculo. Dove qua? Minchione. Bernardo Scrutasole. No, veramente si chiama Bernardo Scrutasole. Davvero? Bernardo Scrutasole. Ma che ridere. Sai come lo chiamo?
Come lo chiami? Verrà da piangere. Bernie. Yes. Bernie scruta sole. Il Bernie. Erodio Furfilio. Furfindilio. Eccolo qua. Grazie io Toby per avermi segnato la via. I peggiori nomi da questo Dolph Ergiger, ma lui si chiama chiaramente Daphne, è un uomo. Ergigione. Erolio Furfindilio. Furfindilio. Ma che è? Ma che voglia, che nomi. Ce ne vuole. Che nomi. Questa è Daphne Ergigione. Daphne Ergigione. Allora. Circo Massimo anche è il top. Vabbè, Circo Massimo, grande cavaliere. Grande. Uno dei famosissimo, famosi. L'ho già sentito da qualche parte. Sì, non so, non so dove. Tanti, non so dove, ma l'ho già sentito Circo Massimo. Allora, intanto direi che Fabrizio sta lì. Sta ben lì. Sta alla. Aspetterà l'attacco, che sicuramente arriva. Però devo dire, è tutto distrutto, quindi l'unica roba è Karazakarak. Che fa un po'... Kakarak. Fa un po' Kakarak, cazzo. Non sono le torri? Me lo dice? Voi ridete, ma certi nomi esistono veramente, lo sappiamo. Lo sappiamo. C'è una... Allora, Baltasar potrebbe iniziare già a muoversi, però devo aspettare l'altro esercito. Un turno. Un turno e ho due eserciti giù. Tre con Fabrizio. Ah no, ma c'è Gigione. C'è Gigione. Fabrizio. E Gigione Tenerone dove metti? Lo facciamo arrivare. Vai Gigione. Guardalo Gigione. Bel esercito. Incazzato nero. Infatti quello che potrei fare è usare dare magari a Gigione l'esercito magari dargli l'esercito di Enzo Miccio, che è un bel esercito, allora fa cagare, fai un change magari. Gigione al 13, sì, sì, sì. Perché è anche James Gladschizer livello 17. In realtà se dovessi dare tutto l'esercito a Circo Massimo di livello 22. Vabbè, è vero. Allora Circo Massimo sì. Che tanto ha già l'immortalità pure, che mica lei. Ma ste farfalle, ma quando è che si estinguono? Ma io ho visto piccoli otteri che penso non esistano da mamma anni. Cara questo è ok. Vabbè, le famose truppone. Ok, porco dio, tecnologia ricercata, fantastic. Ho completato una gula, roccia morta. Ah, perché volevo fortificare io le... giusto. Bravo Lorenzo, sei proprio intelligente. Sei proprio furbo. No, il terrore Astargea. Ma dai, automatica, non frega un cazzo. Okay. Vabbè, forse. Di misura. Non capisco, infatti. Occupa. Praise be to Sigma. Cazzo, abbiamo perso i uomini, però non mi importa. I serve Sigma. È anche già abbastanza messa bene. Spacchiamo questo e ci facciamo. Ok, perfetto. Le granate le tengo perché sono in bordandi. Io ho il terrore sopra se vabbè, quella provincia lì non è importantissima. Adesso posso reclutarle. Qua ho fatto una cacchetta. Sì, buttiamo giù questo, non so un cazzo. Allora, recluta eroe, mago, non mago guerriero, ma frega un cazzo. Maghi normali, ok. E robe umane. Dice la mista. Ma Papa Giovanni? Perché non torna più? Non era morto perché era immortale, vero? No, è morto. Te l'hanno assassinato. E non era, non aveva l'immortalità. No. No, forse hai detto ferito, Ferito, ma se ha l'immortalità, se non ha l'immortalità, mi sa che è deceduto.
Porca puttana. Vabbè, allora evochiamo Lord Voldemort direttamente. Allora, vediamo. Nobiltà. Non frega un cazzo. Capitano dell'impero livello 26. Scusami. Perfetto. Scusami. Vai. Rinomina Lord Voldemort. Ottimo. Qual è il livello massimo dei personaggi? Beh. Sempre chiesto. Vabbè, riuscirai a fare l'intera cosa? Quasi, non proprio, ah. Quindi occhio ai punti. Non sì, proprio. Sì, beh, faccio sempre le cose più importanti, però. Beh, Gigione Tenerone è il livello 13. Circo massimo al 22. Allora, facciamo così. Asciuga Spirito. Ok. HD, ma è veramente un mago oscuro questo qui, eh. Mamma cara. Sembianze terrificanti. Cioè, butto quello. Poi... Ah, come quello lì che ho preso io di sì. Mamma mia, vecchio, ma sono dei maghi che, sì, cioè, sono dalla nostra parte, ma non è che hanno una fama no, di persone no, gentili, No. No. Mamma cara. Non sono proprio delle persone che pensano prima di dare le mani. Ti butto un altro sembianze terrificanti. Ok. Che cattiveria Lord Voldemort. Adesso lo mando qui. Quindi, ah, caro il mio Carl Franz, io ti darei. Ah, il mago da Metipst, esatto, ma sì, non sì. Ha da delle mosse. Di... No, sì, veramente è una roba. Fantastico. Adesso possiamo muoverci anche noi. Così ci ricongiungiamo col signor oscuro. Ma vaffanculo, vaffanculo. Anche io mi ero fermato prima, ma secondo il gioco era già zona danno quella. Vabbè. Che cosa stupida. Porco Dio. Ah, io dovrei salire direttamente da sinistra. Porno squig. Porno squig. Eh sì, esatto. Beh, comunque arrivo con l'imperatore a un altro esercito. Ah, che adesso veramente li picchiamo come fabbri. Adesso veramente hanno rotto il cazzo. E hanno anche rotto il cazzo, esatto. Monte Coba. Caragdron. Adesso... Dio cane, la lupa nera fa un fracco di soldi. Niente, devo per forza prendermi le sberle in questa valle della morte. Mamma cosa. Valle della merda. Guarda. Guarda! Madonna, non posso neanche entrare in accampamento, ma è al 53%! Perché non posso farlo? La zanzara di merda, te lo giuro. Non è vero! È al 53%! Perché non mi fa mettere in accampamento? Testa di cazzo. Gioco di merda. Brutto stronzo. Sì, va. Sì, vabbè, dai. Leviamoci dal cazzo il più possibile, per piacere. Ma andiamo un po' più veloci. Dio buono per due passi. Lì no. No. Lì ah, no. Beh, dai, almeno... dai, esatto, lì sono arrivato per... non sapevo neanche, credo fosse tutta zona... Guarda la con le radiazioni. Sì, arrivato 2 metri. Sì, cioè, hai capito. Vaporise. No, sì, vabbè. Facciamo stare. Dov'è il Monte Grigia Megera? Ah, è lì, ok. Ah, ok, quindi le terre del lupo, che sono le mie terre... Le prendo io. Sì. Le terre del lupo. Quali erano? Qui, queste qua. Dove c'è Monte Startangea. Sì. Monte Gobba. Dai, li prendiamo nel culo. Dai. Passo della morte vorrei vedere, sinceramente, perché voglio vedere chi guadagna di più. È giusto. Un po' di soldi. È onesto come cosa, è onesto. Allora, vediamo un attimo le notifiche varie. Demolizione completata, bene. A Middleheim cosa volevo fare? Oh cazzo, non ricordo niente. Cosa volevo fare a Middleheim? Scusate. Guarda che ho perso un esercito e sono poco sotto di te. Sì, è vero. Anche Kate.
Forse era qualcosa di questo tipo, fra la torre del mago che proverò. Sì, sa proprio di sì, quindi sì, facciamo questa cosa. Cazzo, se lo ricorda cosa volevo fare. No, per fortuna che ho fortificato tutto il nord, che ho fatto grate ovunque, Dio santo, meno male. Avevo il presentimento, ho detto, guarda, secondo me questi iniziano a cagare il cazzo, e infatti avevo ragione. Ho già tutte le difese al massimo, in tutti gli insediamenti del nord. Perfetto, perfetto, guarda, è stata una cosa preventiva. Fantastico. Champion of the faith. It is for the best. Allora, andiamo qua un attimo. Questa unità inutile la congediamo. Yes, my lord. Beh, adesso vediamo. Più che altro, Giovanni il reflusso lo mettiamo da un'altra parte. Tipo... Who calls? Anzi, Rubel. March on the witches. Allora lo chiamiamo Herbert Ballerina. Sarà il nostro 007. Lo mando al nord a fare casino. Andiamo a fare un po' di casino. Orsino vermiligo. Questo qua Curtis Hervigans. Vai, sarà lui il nostro orsino. Vermilingo. Mamma sto Olaf. Dio. Devi dare un po' di tempo, che era più tutto cozze. Qual è adesso? Vabbè, di qua due eserciti lo sfonderanno. Lo sfonderanno, direi. vaffanculo. What does the Emperor bid? Due cacciatori di streghe. Allora facciamo così, tanto siccome due turni li perdo, facciamo una cosa da strategico, così. Vai, così. Ok, prossimo turno unisco le cose di grandi spade. Ok, tra due turni c'è un esercito molto potente di Enrico Schwarzenegger. Però perché l'ho fatto così male? Ah, perché ho messo quattro unità di razzi. Va Dio, forse un po'. Va benissimo. Però... Vada Dio. Tre unità di cacciatori, una di arcieri e una di archibugieri. Top. Vabbè. Ma senso, dai. Allora, adesso tecnologia. Quanto mi ci giochi coglioni che Olaf magari si sposta verso Ciro. Un po' me li sto giocando, te lo dico. Poi coglioni ce li ho lì. Secondo me, non lo so. Non lo so, Rick. Il nostro Geppetto non è abbastanza vicino. Vediamo. Tecnologia, bene. Cosa c'è da costruire qui? Karak tra trick. Facciamo questo. Qua facciamo questo. Qua facciamo. Aspetta, Kazid. Kazid, ok. Kazid. Facciamo. Okay. Perché l'ho distrutto? Cosa volevo fare? Boh, facciamo una strada. Facciamo tutta roba economica. Mi ha attaccato Wurzag. Ecco chi era. Bastardone. L'uomo d'acciaio. Il pirata barba grigia. Beh, gli diamo l'immortalità, dai, il pirata barba grigia, dai. Però io qua ho un problema con gli orchi che risolverei anche in questo turno. Sì, giochiamola. No, frega un cazzo. No, vittoria decisiva
in automatica, non voglio neanche farlo. Ciao. Grazie. Arrivederci. Ah, dobbiamo iniziare a giocarle per lasciare un po' di tensione. Giochiamo solo quelle difficili. Dobbiamo giocare anche qualcosa di un po' più facile, se no alla fine. Vabbè, quelle difficili che hanno un po' di... quel peperino che non si sa come. No, no, troppo. Dobbiamo giocare a qualche partita chill. Fidati, è quel contentino che ti devi dare mentalmente. Okay. Giovanni De Coccio è tipo la polizia segreta dell'impero. Cioè proprio la polizia militare. Ci si passa dentro un sacco poi. Aldebrando ludico sto reclutando, non sto facendo un cazzo con Aldebrando. Ma Aldebarando. Aldebarando. Dovreste fare del challenge stupide. Tipo l'esercito full lancer. Per esempio, una cosa a casa che non abbiamo mai fatto, eh. Cose nuove. Cose nuove. La campagna solo lancieri. No, ti prego. No. Abbiamo già fatto la battaglia solo lancieri ed è stata, guarda, vatti a vedere Scrooge lo scorso episodio su Twitch quando hai tempo, è stata una cosa, guarda, una vittoria non inaspettata, di più, era una vittoria senza speranze e l'abbiamo ottenuta. Iniziava avere un po' troppi eserciti. Allora, questi chi sono? Teodorico Gas. Vabbè. Cerca nemici. Dunque. Ah, perché stiamo arrivando noi. Noi stiamo arrivando in tutto ciò. State arrivando? Stiamo arrivando. Porca merda. Sono arrivati rinforzi nei tuoi territori. Ho quattro eserciti, vecchio. Vacca boia, ragazzi. Come si stiamo organizzando per l'invasione. Mamma. La controffensiva è pronta, ragazzi. La controffensiva, sì, Dio caro. Dei cosi, quelli là a nord, dei pezzi di merda. Dai, spaccato questo esercito di Wurzag, siamo messi molto bene. Adios, sì. Adesso la strada d'argento la perderemo i prossimi due turni, sicuro. Quello che hai conquistato lo perderemo di nuovo, però fa lo stesso, sono tutti i soldi che perdono loro, quindi va bene così. Sì, beh, non è un problema. Allora, qua cosa c'è da costruire? Ah, una strada più bella, l'autostrada 4. Ok, molto bello. È molto bello. Ok, qua stanno reclutando. Ok. L'esercito al nord faccio fatica a mandarlo, ma tanto si è messo bene. Sì, Dio, con quelli lì. Devo fare una controffensiva e fotterli tutti quanti i territori che c'è. Sì. Romperli più che altro. Bella conquata. Nagarond è messo così di merda. Ma ora, la campagna scorsa è stata una cosa devastante. Nagarond stava conquistando tutto il mondo. Perché il gioco non riesce a fare dei calcoli quando uno dei giocatori ha più di un esercito di full lanciere. Bocca dice, per essere sicuri hanno anche mandato un eroe, assalta la guarnigione. Uomo cara. Cosa hanno rubato poi? Ti hanno rubato una tecnologia. Questo saltella, se ne va. Questo? Ah, ecco. Ah, lo fa da solo. Ah, vabbè, dai, fa lo stesso. Oh, automatico. Sì, perde troppo. Ne ha perso. Lo stesso. Anche sono due scene. Bravo, ottimo che alza il suolo. Difficile. Perfetto. Che difficile. Cioè, sono cose che perdono loro, non che hai perso tu alla fine. Tutto sommato. Oh, eccolo qua, il mammut, Dio santo. No, è solo stupido. Ma solo mostri quasi. Vabbè, tanto noi abbiamo. In realtà, noi siamo la fazione anti-mostri perché
Cioè, posso contro i mostri. Con i nostri archibugieri, cioè, sciottiamo le robe grandi alla fine. Ah, wow, che bravi che siete. Vabbè. Poi vi... No. Ci hanno fatto gli studi, ok? Mi ha fatto una statuetta. Ah, sì, perché i percorritori di mondi sono degli umani votati comunque anche loro al caos. Gli hanno eretto una statuetta. Ma quella barchetta è così appoggiata su un orden. Che difficile. Questi gli ho distrutto l'unico esercito. Non è niente. È solo giallo. Questo continua a portarsi la merda. Oh, boia, che coglioni che fate venire. Ma che noiosi che siete. Una forza di crepare. Ma basta. Ma basta. Il piccione qua, tre ore. Che... Basta. Basta, via, via. Esatto. Oh. Allora. Nulla di cui preoccupare. Qua salgono di livello a gratis. Che cazzo è? Allora, dicevo. Vai a circo massimo. I'll be marching, all right. A time to heal. Ok, intanto io mica riesco a fare. Loro pensavano, però stupidi loro, no? Loro pensavano di avermi fatto. Penso di essere intelligente, ma sono il più furbo, più lesto. Sono il più intelligente di loro. Una catena di fulmini. Vediamo, il mago celeste fa le robe del cielo. Una cometa tira. Comunque io, se fossi negli orchi e vedessi tutti sti eserciti ai miei confini, mi cagherei no in mano di più. Sì, no? Cioè, guarda quanti cazzo adesso siamo a est. Ma il mago celeste non è mica male. No, è il Papa Giovanni. È forte il Papa. Non è male. È tutta roba di cosi, lanciare dei cazzo di cosi. È equilibrato nel lanciare robe per il sole. Cioè, nel senso, lancia tipo beneficia le truppe, fa anche un po' di danni ogni tanto. Non è male. Mm-hmm. È tipo il Voldemort al contrario, cioè nel senso... Sì, no? Sì, cioè... Il mago oscuro fa morte e distruzione. Il mago, quello invece della luce, fa morte e distruzione per un bene superiore. Ottimo. Okay. Solo che guardo un po' cosa fanno tutti sti maghi. No, il mago della luce, il mago celeste è un altro ancora. Che erretto, hanno ricostruito le colline di Verink. Dio. Ah, io vado e devasto, Io vado e devasto tutto, Rado al suolo tutto quello che incontro. Farò tipo Attila era degli Unni. Attila, fagello di Dio. A come atrocità. T come tragedia. Spicace. Ah no, T era... Doppia T era... Non ricordo. Terrore tragedia, mi sa che era. Ma che bello. L'omino delle palle di fuoco. Volto ardente, danni magici, danni da fuoco pesanti. Scherzi. Mi sa che Teodorico Gas, se la campagna funziona, lo chiamerò Atala Flagello de Deo. Dio, ok. Madonna, mi fa paura sto qua. E volto ardente. Questo lo chiamo già. Questo lo chiamo Teodorico Gas. Oh, Balta cazzo avanti. Anzi, ma vedi, ma perché devi essere stupido di cane gioco? Guarda. Marcia forzata fino a qua. Perché c'è un lago. Oh no, c'è un fiumiciato. Ulcredo. Questo si chiama Ulcredo. Non so se esiste come nome, ma Ulcredo Vanzan. Ulcolio. Questo qua invece sarà l'esercito full eroi. 4-5, scambiamo così. Figa, 6 sono solo eroi.
Va bene. Questo deve essere supporto. Mandiamo Gigione Tenerone in zona. Gigione Tenerone. Poi, ecco qua. Allora, ma perché salgono di livello a caso? Non so, passa il tempo. Ah sì, dai, adesso mi salgo di livello. Si viene la mattina. Ah, sì. Oggi mi sento potente. Rejuvenate. Allora, tu vieni fin qua. Ma cosa hanno impiantato? Un culo che scorreggia verso l'alto? Ma che cazzo fa un culone? Un culone? Cos'è? Cos'è sta roba? Mamma mia. Potete andare su Pornhub come tutti. Ma più che un culone è un pisellone. Peggio. Ancora peggio. Quindi non sappiamo cosa stia buttando fuori. Non vogliamo neanche saperlo. La grana padana. Schifo. Bro, sto mammut è proprio carino. Se non fosse che ha gli occhi rossi è veramente simpatico. Se non fosse che deve rompermi i coglioni. Bella mossa, bella avanzata. Dio, la stessa che farò io. Dio, hanno ripreso le colline, ma che rincoglioni. Hai capito. Ma io te l'ho detto, a che funziona questa guerra di logoramento. Questa guerra di arriviamo e distruggiamo e dopo ripopoliamo, fidati, è una tattica che funziona contro queste terre di merda. Questi pezzi di cazzo. Allora, facciamo così. Un paio di turni. Anche loro perdono metà esercito per ripopolare la città, cioè capisci cosa vuol dire? Oltre a spenderci soldi, tra l'altro. Cioè... è quello? Ah, che veramente gli distruggiamo l'economia e gli eserciti in questo modo. Pensate. No, guarda, fidati. La campagna che avevo fatto con Cookie è stata... cioè, tu non hai idea. Sconfiggevamo eserciti su eserciti. A parte il fatto che in queste terre di merda andavamo più piano, non si sa perché. E terreno ostile proprio. Poi conquistavamo e vincevamo le battaglie, no? Conquistavamo, però anche le campagne, se le battaglie per conquistare le città, comunque perdi uomini. Per ripopolarli, cioè, ci volevano 15 turni, cioè capisci? Cioè per rimettere in piedi l'esercito ci volevano 10-15 turni, quindi non aveva senso conquistarli. E loro invece arrivavano sempre full esercito pieno, cioè quindi vincevano loro alla lunga. Era una cosa, guarda, no, devastante. Facciamo così. Ok. Vediamo un po'. A parte che a livello di esercito siamo ancora pari, io e i Tozzi, quindi... non hanno fatto chissà che robe finora. Probabilmente staranno riprovando a fare un esercito. Ma in ogni caso ferma lì tra esercizi. Sì, appunto. Ma perché? Ma... ma madonna puttana. Ma perché? Ha il 56% in movimento. Gioco buggato di merda. Vedi cosa ti richiede l'accampamento? Magari c'è un debuff. 50! Del 50 del cazzo! 50! Non è che ne chiede tanto altro. Ma brutto stronzo. Ho paura a metterlo in marcia forzata. Allora, a meno che non venga su qualcuno dal nulla, però abbiamo un bel campo visivo. Ho paura di Wurzag. No, se mi attacca mi sfonda. Di Ustel. Mi sfonda quel pezzo di merda. No, niente, devo tornare indietro a recuperare un po' di forza. Ma dimmi te. Devo tornare un po' indietro. Vabbè. Lì no. Secondo me è buggato invece. Ah, adesso devo farlo anch'io, figurati. No, ok, qua è tranquilla come zona. Ok. L'ho preso in culo, veramente. No.
Sì, abbiamo delle truppe elite del cazzo. Comunque, devo capire perché sono sui cacciatori. Un carro di merda con due stuzzicadenti sopra. Loro hanno Gesù Cristo in canottiera. Così, è così, è così. Noi umani siamo messi di merda in questo gioco. È una cosa assurda. Io comunque proseguirei e vado a Monte Gobba. Sì. Vai, questo è Monte Gobba. Perfetto, prossimo turno ci umiliamo. Buono. Ok, detto ciò, io avanzo. Onwards, the Empire. Aspetta. Fermati. Non so fin dove arrivo, ok. Moving on. Ok, allora puoi andare avanti. We march. Moving off. Never. Oh, bene. Siamo tutti e due dentro l'area. Oh, fantastico. Yes. Perfetto. Atla. Atla. Flagello de Dio. Ecco qua. Giusto, de Dio. Aspetta che lo chiamo, yeah. Giusto. Okay, non offendiamo i credenti. Di signore. Atla, flagello de Dio. Papa Giovanni è tornato in vita. Meraviglia delle meraviglie. Livello 18, ma è immortale. Aspetta che non mi ricordo più. No, io ho messo lì. Allora no, me l'avevano solo ferito. Mamma che culo. Sì, vabbè, sì, adesso vediamo cosa farli fare. Intanto arriva Lord Voldemort. Ok. Sì, lui può fare l'incantesimo più forte. No, sì, puoi fare dei danni. Se anche tu non hai capito video. Questa citazione in questo video non fa per te, per tutti gli altri. Esatto. Che... Una cosa è anche tu non puoi capire. Allora. Sigma. Fammi capire. Oh. Figo, devo fare. Posso entrare nel forte? Perché non mi fa entrare nel forte? I could not follow this order. Vai dentro, mamma mia, oh, non prendeva il comando. Mettiti a fianco al forte, così lo aggredi di nuovo. Sì, hai ragione. Ready to serve. So perché ogni tanto pensano che sì, abbia senso. Sì, che abbia senso, vabbè, diciamo lì. Perché purtroppo il forte Bergebres non è ancora a livello 3 o 4, purtroppo. Che devi vedere il mio. Devo fortificarlo più avanti. Più forte dei miei eserciti, quasi. Ok, qua stiamo reclutando, sì, qua stiamo reclutando finito, quindi possiamo reclutare altro. Cavaliere su semigrifone. Io farei un po' di cali da guerra. Facciamo batteria di razzi. Un paio di batterie. Un paio di caletti. Così sono carini. Caletti. Poi facciamo anche un altro alla bandiera. Andiamo a 16, poi facciamo Staffetti lancia granate. Dio bastardi. No, non va bene, mi piace. Vabbè, dai, adesso così basta. Ok. Cosa c'è da costruire? Oh, cazzo. La torre del mago la voglio fare subito. Mago. La torre del mago deve essere meravigliosa.
Mi costa reputarmi, non posso muovermi. Beh, prossimo turno c'è un altro esercito che va a nord a darti una mano. Buono, buono, dai. Sì, anche perché dobbiamo fare guerra su due fronti ormai. Sì, ah. Che strano, non succede no, mai. Porco Dio. Strano, strano, strano. Non mi è successo. Guarda. È come se fosse tutte le volte la prima volta. Sì, vero, vero, non ci siamo... Solo che non è vero, che cavolo, poi guarda quanti territori c'hanno sti stronzi. Gli orchi ne hanno un miliardo. Questo territorio assomiglia ai miei coglioni in questo momento. Ah, ma stai parlando dei vichinghi? Sì. Beh, vabbè, i vichinghi fanno ridere i pulli, vero? Guarda quanto guadagnano, un cazzo. Insediamento. 80, la torre di Crack. Esatto, fai quello qua il crack, guarda, te lo segno anche. Guarda il cannone di crack che si fanno su. Ah, Dio, che bong della Madonna. Va bene, passiamo il turno. Ah, vabbè, c'è Lord Voldemort, mi scusi, mio signore. Vedeva con quella mantellina va su nelle monti innevati. Sembra una torre di stagnola. Ma devo vedere veramente per 30 secondi con una barchetta del cazzo. Sì. Che cazzo, ecco, state facendo voi qua? Ma è un rave, tranquillo. Ah, ok. Allora come sono vestiti? Deficienti quelli là di... Non acceleriamo perché dobbiamo vedere i tasti di Grimoire che cazzo fanno. Ecco. Siamo più forti loro, cazzo. Siamo più forti loro. Dio caro, siamo più forti di loro. Siamo più forti, siamo più forti di loro. Siamo più forti. Ok, posto. Vai, vai, colonizzate, bravi. Sì, sì. Oga, che è quel mongolo dell'altra volta. Ma quello lì me lo mangio anche con Fabrizio, in realtà. È quello dell'altra volta. Bark Var, sì. Te ne occupi tu. Io vado avanti e distruggo tutto quello che incontro, va bene? Vai, prendete altri eserciti. Coglioni. Vabbè. Perdete le truppe. 16. 16. Va bene. Va bene. Mi serve. Prossimo eroe Fabrizio Maurizio. Ah, beh. Ci sta. No, l'altro che voglio fare io ci sto. Dai. Non ci credo. Sconfitta, mi darà. Vittoria di misura. Facciamola, vai. Attacco fulmineo. Gli attacchi fulminei prevengono l'arrivo dei rinforzi per entrambi gli eserciti coinvolti in battaglia. Ah, che bastardo. Che bastardo. Vabbè, fa lo stesso, vabbè. Non è un problema. Non importi. Esatto. Preso l'esercito, non dico l'esercito migliore, ma se con quello faccio vittoria di misura, fai veramente cagare. Bella mossa, bravo, complimenti, testa di cazzo. Bravo, lei leccami i coglioni. Ma il suo proboscite è un serpentone. Schifo. Non mi piace più sto mammut. Ma hai presente i mostri di cosa? Di King Kong? Il sì, film, sì, ma... No, mi ha sbloccato un incubo, che schifo. Che schifo. Quelli che mangiavano la testa, cioè mangiavano le persone. Mamma, che schifo. Il mio preferito, che sono i baffoni. Guarda, mi sta venendo a grattarmi, ma che schifo. Dio, cazzo. Perfetto. Comunque, nei rinforzi. Ma tu è il serpentone nella metafora della vita, Gianluca. No. Qua non servirà il serpentone, qua ci vuole proprio un cuneo, Dio santo, che gli va dritto su per il culo quel mammute di merda. Non esistono cunei, solamente dei rombi. O rombi o quadrati. Allora, vacca boia. Questo è l'esercito del carroccio, Dio santo. Sì, è il coso. Vabbè, ma hanno fermato l'esercito che doveva andare al carnevale di Venezia. Dio porco. Esatto. Ah, ma i tipi dentro c'hanno dei fucili semiautomatici a ripetizione. Puttane. Guarda, hanno dei mini Gatling che sparano colpo singolo. Bellissimo. Li regalo. I mortali me li tengo, tanto alla fine è sempre quello. Va bene. Uno. Ho solo le staffette, ma sempre cagare. Lo so. Allora, comunque giochiamocela bene. Sono staffette normali, giusto? Sì, ok. Sì, vecchio, guarda qua. Sulla sinistra mi metterai, guarda che roba. Sì. Cosa sta bruciando lì? Ah, è un rito sacrificale, credo. È un falò. Cosa ha scritto Scrooge? Mi sono perso.
fai così. Senza schermaglia. Ah, il mio coso è un arcilettore, quindi lo metto anche davanti come fanteria. Allora, aspetta un attimo. Non fossero solo lancieri, anche sarebbe sicuramente meglio. Va bene così. Bisogna giocarsi benissimo la cosa, no? Ah, è l'esercito del trota. Allora, aspetta, ci mettiamo qua così. Allora, sparo una raffica. Una raffica. Una grande. Oddio, sti cazzi di archibugiera sto giro sono piazzati bene. Anche secondo me sono piazzati bene. Messi meglio di così. Piazzare un pelino più avanti e anche la fanteria un po' più avanti. Sì? Sì. Qua. Esatto, e la fanteria e la bardiera un pelino più verso la discesa. Così non staccano il tiro. Sì, vabbè. Gli eroicissimi lancieri. Ok. Non so se va bene così tanto avanti la fanteria. Più che altro così almeno lasci il tiro libero ai balestro, agli archibugioni. Vabbè. Facciamo così, questi un po' più avanti. Anche loro. Io cane distruggete. Pronti? Vai. Mortacci tirano fino a... abbastanza su. Madonna, che cazzo di truppe hanno, madonna. Porca puttana, che schifo. Che merda di tiro che hanno fatto. Dai, mortai. L'avevo detto. Cazzo, fate. Oh! Ragioniamo sti mortali. Io sono tirato. Ecco. Outriders. Yes, up quickly. Sigma calls. Ready. Quick march. Stallion protects us. Yes, up quickly. Whoa. Vacca di archibugeri, mamma mia, tira qualcos'altro con l'archibugeri. Ecco, bravo. Sì, tira un altro mucchio. Mamma mia, che cattiveria. Ma anche i carri, cazzo. Occhio. Ah, vai. Madonna, ne fanno. Vacca di. Ecco, gli archibugeri spara, concentra il fuoco sul ciccione. Anche quei duellisti. Mi sparo anche io quei carri da guerra. Occhio a questi stronzi che stanno girando e non so come fermarli. Stiamo dando il giorno. Però. Ma che puttana. Oh cazzo. Moving now. Ok, ha fatto bene i calcoli. Cazzo, si è sfondato la linea. Vabbè, sono lanciere. Aspetta che ti vado a far fuori l'elefante, che secondo me facendo fuori lui sì. Ci cambia la partita. Che bastardo. Allora, è quasi morto. Gli ho tolto tutta la disciplina. Che cazzo state facendo? Guarda che sparata gli ho fatto.
Ma perché si sta abbassando così tanto la disciplina dei nostri? Dai, fuoco, 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 rincoglioniti. Sparategli! Brutti idioti, dove state andando? Vabbè, è morto comunque. A posto, ucciso. Sono ripreso il lanciere. Ma secondo me faceva terrore alla gente quell'elefante lì, eh. Conta che sono troppo base. Ma secondo me aveva qualche bonus di terrore. Sì. Ma che figo che era comunque. No, no, ma tieni la linea in alto, va. Non falli tornare a riprendere la collina, tanto l'abbiamo persa. Posto. Perché stiamo perdendo? Via, generale, dai, spostati. Ma perché la nostra disciplina sta andando così bassa? Perché sta andando giù a caso? Ma cos'è che sta succedendo? Fanno terrore i cosi, lui pazzi di merda. Ok, sta tornando il generale, adesso si tirano un po' su. I miei scappano senza motivo. A me fanno tutti paura. Ma no, anche secondo me. Ma perché sono scappati senza motivo? Ma che cazzo fate? No, basta. Ma perché? Ma perché? Ma non avremmo. Ma non è vero, ma non è vero. Ma non è vero. Gioco imbroglione, Dio santo. Ma non è vero. Ma... Ha deciso così, è gratis. Vabbè, senza senso. Beh, vabbè, tanto non ci perdevo tutti i soldati, vanno in ritirata e basta. Sì, sì, ma tranqui, che non ha senso. Ma che la vincevamo, no, tranquillamente, di più, cioè proprio... Ma senza... la stavamo vincendo. Ma infatti, ma senza problemi proprio. Non capisco perché... Va bene, lo stesso. Un attimo solo con una... Cazzo succede? Ma sto giocando perché va lì? Eccolo. Ma da fa cagare questi. Che cani che siete. Vabbè, ma dopo faccio il ritorno. Sì, sì. Catturato. Catturato. Vabbè, ha due eserciti. Vabbè, letteralmente. Sì, vabbè, facciamo una rapida campagna al nord. Stessa tattica, le zone rosse le radiamo al suolo e ci pensiamo dopo. Sì, con calma. Lol. Vabbè. Beh, l'ha fatto? Sì. Ti era incoglionito. Ora mi ha fatto assalto all'unità, wow, che furbo. No, perché è morto l'unità di grandi spade così a caso? Era basso. Oddio, cazzo. Beh, l'insediamento. Sì, l'insediamento, sì, ma è proprio il principio, cioè, ma che cazzo vorrebbe dire? Dopo l'insediamento. Ne valsa la pena. Ma questo? Ha fatto una strada, questa. No, ci fa un giretto. Vabbè. Ok, allora, tornando a noi. Dio porco. Guarda, già li vedrei stravolentieri. Un altro mago. Sì, dai. Praise Beta Sigma. Togliamo. Questi. Follow me. Ah, li fa la ricognizione. Do not waste my potential. Oh, ovviamente sposti l'esercito non basta, non posso più muovermi. We march. Non ce la faccio. No, non basta, mi fa male i piedi. Sì, cioè, veramente, dico, adesso mi... Ma lui cosa può fare? Fate schifo, evidentemente. Baltasar no. Step to it. Lui è pieno di troupe.
Dai, Gigione, dagli tutto. Gigione, molla giù la roba, vecchio. Ah, Giovanni De Coccio ha preso l'abilità, oh no, il tratto acquisito, caccia ai vampiri. Bellissimo. La puttana. Bellissimo. Fabrizio resta. Per vittoria secondo i vampiri ottenuta più volte. Ma cazzo. Cioè, ti ricordi di... Scontati, basta. Ma scusa, ma quanti, ma quanti punti di movimento hanno? Fammi capire. Mi ricordo il milionazzo. Guarda, la giocherai ma solo per vederli bruciare. No, dai, che non perdiamo tempo in queste cazzate. Tanto muoiono lo stesso. Ciao. Grazie. Onward! Ok. Bene. True servant of Sigma. Ma con Ciruzzo puoi anche occupare Zoinesk e riprendertela. Sì, sì. Salve da battaglia. Pacca puttana. Sì, vai. Allora, questo. Resistenza alla magia, incantesimo. No, questo. Allora, Ciruzzo. Ciruzzo l'africano. Ready to serve. Sigmarite Arch Lector. Coglione. What does the Emperor bid? What does the Emperor bid? What trickery? Emperor, Emperor. Questo è il problema. Ma qua devo fare il potenziamento per la crescita. No, non mi frega il cazzo di sta roba. Aspetta. Devo fare Azufar. I soldi. Esord. Ok. L'altro c'era. Fra un cazzo. Tassazione. Devo potenziarmi nuovamente tutti i posti che rotture di coglione. Vediamo un po'. Ok. Beh, ma insomma ci compelsa. Uomini forti. No. Momenti deboli. Ok. Uomini deboli. Prendo momenti deboli. Forti. Deboli tutti. Basta. Merda. Sì, grazie. Cose deboli fanno cose deboli. Vita, cose forti fanno cose forti. Allora, se sei forte, sei forte. Se sei debole, sei debole. Esatto, questa è proprio la massima. Grazie, grazie. Grazie, guru. Vai, Atla. Detto fla. Ripeto, Atla. Flagello da Dio. Scusa. Ma chi ci c'è, chi c'è là dentro? Quattro scappati di casa. Vabbè. Dio, cioè, se saccheggiamo, ci danno 64 monete. L'ho un po' rotto. Atla, flagella di Dio, ha colpito. L'ho un po' sfondato l'ultima volta. Barakvar, guarda, la raderei al suolo, ma così per rabbia. What? To the provinces? Ma sarà una conquista lenta. Te l'ho detto.
Però, avendo entrambi quantomeno una provincia vicina al confine vero e proprio con le terre del cazzo, riusciamo a fare. Perché almeno hai sempre tipo, puoi mandare indietro, avanti e indietro l'esercito in base alle battaglie che fai. Me lo recuperano più velocemente nelle città più adatte. It is for the best. Yes, my lord. Metto in imboscata anche se non serve una sega, però. Giovanni De Voce. Nel 3 l'hanno fatto meglio, visto. Ah, sì, ah, perché farà inutile nel 2, cioè. Che bello. Oh, bene, dai, non vedo l'ora di giocare il 3 allora, guarda. Vai. Tra col re dei sepolcri sconfina un po', infatti. Vai, ammazziamoli. Okay. Pagliacci. Grazie dei soldi. Bene, possiamo tornare al nostro forte. I serve Sigma. Molto bene. L'esercito di Schwarzenegger è pronto. To strengthen the empire. To battle. Ok. Tools of judgment ready. Report. Cosa hai da dire? Non lo so. Ma lui vuole sapere. E che cosa vuoi sapere? Il personaggio fa, che cosa hai da dire? Niente. Se ne devo dire niente. Non ci ho bisogno. Velocità massima. Super speed. Monte Gobbo lo facciamo fuori. Addio. Budas. Monte Gobbo. Ah, potrei razziarlo. Strazialo. La razio lo occupo. No, dai, lo occupo. Oh, sì. No. Champion of the faith. Ok, reso. Malus la maniera. Malus la maniera. What orders? È proprio nero. Io le terre del lupo sono staccatissime. Eh sì, un po' sì. Cioè, vabbè. Qui lì c'è dell'altro. Dio solo sa cosa. Praise Beta Sigma. Ok. Basta, stiamo qua un po' di turni a recuperarci le unità. Sì, forza. Poi adesso arrivo anch'io. Quindi a est si bene. Centrale abbiamo spaccato le colline di Varenka. E dopo andremo giù. Inizierò su da Barakvar subito. Quella me la devo adesso giocare. Adesso spingiamo. Grandi mura. Bisogna stare attenti ai colpi iduli di pietra, dice. Sulle mura, non so che cazzo sia. Ah, gli iduli di pietra. Porco aspetta. Cane, sulle mura, che cazzo. Dai, vediamo. Vabbè. Detto ciò, cosa c'era da costruire? Ah sì, quello della crescita. Campi di grano. Questo lo spacchiamo. Ok, bene. Direi che si può passare il turno. Se non c'è da, niente da fare. Sì, questo posto. Via. Papà, buongiorno. Ah sì, mi dimentico sempre di Lord Voldemort. Tanto lo fanno alla fine, quindi tanto non cazzo.
Ah, lui niente attrito? Cazzo, Etienne, vocca di che boost che ha fatto i Taine. Porco Dio, non era così, non era così forte, infatti. Che boost. Fear Belitro. E combattono contro i nostri stessi nemici. E Naggar, non Vacca di, che... Che squadristi. Che guarda. Mi odiano tantissimo, quindi sicuramente a un certo punto arriverà una battaglia. Prendino. Sicuro, ma Naggaron adesso fa veramente cagare. Ah, Naga, beh, guarda, siamo fortunati. I nani non lo so. Cazzo, Tomti si sono un po' recuperati. Dove va? Ma vuoi davvero attaccarmi quei due eserciti lì? Ma sei serio? Ma è marcia forzata così. Ma cosa vogliono fare? Vabbè, anche se fosse. E quindi? Manda anche Wurzag, ma non. Ma davvero? Ma che sono messi male, eh? Ma che sono messi malissimo. Che cazzo di malissimo è? Sono messi. Ci fanno queste cose. 203, persi 0. Ma io recupero soldi, onestamente. Grazie. E quindi? E quindi? Ha tirato su qualcosa perché sono più debole adesso di me, per qualche ragione. Di pochissimo, però. Spero non sia partita una WAG, guarda. Mio. Mi auguro, guarda. Vabbè. Per il colore hanno perso un esercito, fanno schifo. Mamma, vabbè, d'altronde, ne vanno due. E quindi cosa fanno? Ah, stavano arrivando da me i bastardi. Che pezzo non di me. Che pezzo. Non i movimenti. Anche io ho dovuto spostarmi, un po' buggato a volte. No, no, è che non ho il territorio scoperto. Le cose che vedi te le vedi solo te. Infatti per quello a volte magari skippavo, ma perché io non vedevo un cazzo, alla fine era tutto da te. Boh. Non so. Bel cavallino. Vabbè, salta la guarnigione se ti fa piacere. Oh, basta sti orchi. Basta, basta. C'è già gli orchi? Stiamo andando ancora all'Aurlorn? Sì, no, gli orchi ho visto i sfasciateschi, fanno un'altra volta l'attacco sotterraneo. Come se non avessi mai visto questa manovra. Dio, povero. Come se Hitler nella terza guerra mondiale fosse passato dal Belgio una terza volta. No. La stessa cosa. No. Occhio. Beh, ripigliati ciò che tu e ci penso io l'altro esercito della nave. Hitler che guarda dall'Argentina. Oh, dai. Sì, perché c'è chi dice che è morto, ma per me è ancora in circolazione. Arruolamento volontario. Porco Dio, ha trovato delle armi. Buono. Ah, bello, bella questa cosa, sì. Sono più un'arma doppietta. È bella sta roba dei tesori, delle isole. Spawnano a caso e ci vai e ci sono delle quest da fare o ricompense. Veramente figo. È una cacata, è stato. Sono entrato e mi ha dato la roba. Buon. Cioè, così va benissimo. Infatti. Utilità? Ah, parte di guerriera. Ma sì. Wulfric l'errante cosa spera di fare contro la città di Dierschaffen? La nord, questa qua. Sì. Cioè, cosa spera di fare esattamente? Sì. Ah, la risposta è sì. Sì. Cioè, ok, va, contento te. Guarda che Rivers. Devo potenziare. Quanto ti può muovere? Un cazzo, perché c'è un fiumiciattolo di merda, giusto? Porco Dio, questo territorio di merda. Fa cagarissimo. Non posso. Guarda! Not likely. La Gigione Tenerone farà la colonizzazione dei territori. Ma senza Misso può arrivare lì, lui quanto può fare? Può uscire Fabrizio? Porco Dio, l'ho fatto uscire senza problemi. Oddio, qua ci sei te, eh? Quindi in teoria non dovrebbe rompermi il cazzo. Take up the pace. Comunque ti suggerisco una cosa. Anziché fare tipo 4 unità di archibugieri, è meglio fare, secondo me, 2 unità di archibugieri, 2 di arcieri, cacciatori, quello che vuoi.
Che così gli arcieri stanno fermi e tirano, tanto tirano sempre. Gli altri girano. E quegli altri riesci a flancarli o a destra o a sinistra a seconda di dove ti servono. Perché non riesci a governare quattro unità di archibugieri, secondo me, non ce la fai. Cioè, abbiamo visto. Tenere comunque gli archibugieri fissi e i cacciatori che si muovono. Anche, capito? Perché... Ma più gli archibugieri, perché gli arcieri alla fine fanno il tiro a palombella e comunque vanno a segno. Gli archibugieri hanno bisogno di un tiro diretto, quindi quelli devi muoverli sempre. A meno che non sei su una collina, ovviamente. Se sei sulla collina, vabbè, stanno fermi e sparano. Ma se no bisogna imparare a usare, a muoverli, perché sennò non servono un cazzo. Praise Sigma. Ma sì. By the comet now. Ok, dove che devo fare della roba? Allora, possiamo fare altri soldi. Per l'ennesima volta mi potenzierò economicamente. Fare questi giri di merda. Dio. Per iniziare a farli muovere, giusto. Awaiting orders. Mettere qualche truppa in più non è una brutta idea. Sì, buttagli magari qualcuno di cavalleria. Boh. Sì. Sì, sì, beh, ma perché l'hanno fatto. Sì, è giusto un esercito così, ma è giusto buttargli magari butti qualcosa di cavalleria. Altri lancieri. Sì, quello che voglio sentire, quello che mi rende felice. Ma mi forzate. Mastro Geppetto si fotte Norden. A parte che a Norden la guarnigione sarà una merda, quindi anche in forzata probabilmente lo futterei. Sì, è vero. Però vabbè, diamogli quest'ultimo turno per riflettere sugli errori che hanno fatto. E ancora una volta non ho spostato Paolo Bit. Porco Dio! È tranquillo. In accampamento non mi no, ricordo. Infatti che se lo ricorda. Vabbè, dai, stesso. Ok. Allora, facciamo le mura e spacchiamo questo. So, this will bolster the nation. We march. Vabbè. Allora, gli orchi di merda. Allora, ci arriveremo al prossimo turno. Bastate qua. Poi qua stiamo reclutando, no, stiamo battendo la fiacca. Allora, direi di fare un po' di cavalry, vedere sul semigrifone un paio, una di lancia granate direi. E ultima unità. Altri cacciatori. Ok, vabbè. Se no, un'artiglieria. Yes. Praise Sigma.
piccoli cazzi motivo non ho fatto l'artiglieria qua. Ah, perché mancano due turni. Ah, che fiodena. Allora, va, facciamo lanciagranate, mi hanno detto. Cavalleria da due turni, quindi facciamo così. Là, la guardia del Reich, interessante. Ah sì, quella deve essere figa. No, Ogak devo capire cosa sta facendo, veramente. Devo capire che senso è. No. E... anche se... vabbè, facciamo così per adesso. Now, ready, ready. Yes, my lord. Yes. Vabbè, GG. Dio. Ciao, grazie. Grazie per aver giocato. Ma altri punti abilità? Mamma mia. Allora, considerati i territori di Naggaron, che da quello che mi sembra di capire è lontanissimo da noi, mi fotterei la città della provincia. Tanto fanno schifo il cazzo. Ok, ok, però ci apriamo un altro fronte. No, no, beh, certo, ma con calma, però... sì, con molta calma, perché, ripeto, ci apriamo un altro fronte. Perché loro non sono qua, questa è una piccola guarnigione, quella no, qui. No, lo so. Il grosso è da un'altra parte. Dall'altra parte del mare. Esatto, dall'altra parte del mare. Dall'altra parte del magro. Quindi poi non sappiamo noi che cazzo fanno della loro vita. Alrix will! Sigma forbids this. Oh, finalmente vedo cosa c'è al di là. Raise your weapons! Vi mando anche un esercitino di rinforzo, non si sa mai. Flagello d'Edio. Atala! Into battle! Flagello d'Edio! No, la possiamo giocare solo per vedere loro che vengono bombardati. No. Io voglio vedere certe cose. Più avanti. Farsi 38. Ah, potrei razziarlo. La razzio. Moving on! Mi sono preso 5.000. E con l'uomo d'acciaio gli tiriamo la bomba nucleare. Non lo fa fare. Non lo fa fare. Ah, con Atala flagello da 6 o 6. A non fare nulla, no, ah, non la fa fare. Ah, il turno dopo la faccio esplodere. Ok. Ah, rocca di ferro. Ah, figa, la rocca di ferro è l'unica che dopo è negativa. Vabbè. Territorio del cazzo. Molto bene. Però dice... ah, generalmente è incontaminato, quindi comunque non ci sono grossi problemi di corruzione. Così. Ottimo. Meno male. Non usciamo da sto posto di merda. Lì si ferma, ottimo. Qua invece è ancora lungo. Oh cazzo. Vabbè, fa. C'è esercito di bruco. Sì, c'è Bruchino. Hai visto Bruchino? Vabbè, è un esercito di merda, tra l'altro, dopo... dopo l'asfalto. Non posso attaccarlo in questo turno. I am sorry.
protector of the weak. Ok. No, ho fatto tutto, sì. Questo lo prendo, sì. Champion of the faith. Ah, ecco, bisogna fare un altro mago. Perfetto. Bene, fatto. Ah, mi sono iniziato i soliti movimenti, vabbè, rip. Ah, Wulfric, guarda. Sì, ma quella sua, la sua nave elettrica. Okay. Va Giovanni e poi arriva, vabbè, anche Lord Voldemort con la sua canna. Ok. Vabbè, è diventato più scarso e tiene a caso. Una guerra. Ma ce la metto. Mi sa che stanno combattendo. Non so che cazzo succede. Nagaron da fa. Oh madonna, Nagaron fa schifo. Sì, ed è incredibile. Ed è incredibile. Non è così di solito. Chissà che non abbia avuto delle grosse guerre. Infatti, contro gli alti elfi, probabilmente. Ah, beh, figurati. Mamma mia, Top di Gringo, come sono messi male, finalmente. Mamma mia, ce la stiamo facendo. Li ho superati adesso. No, sei unità, che stronzo. Ah. Che errore che ha fatto Ulfrig lì, Ulfrag. Devo conquistarglielo adesso. Puoi circondarsi, vuoi, intanto che arrivi. Questo è un altro ancora? Sì. Ah, è Gobba che cerca di riconquistare Gobba. Zibar Gobba che cerca di riconquistare Gobba. Zajar Gobba. È suo papà. È proprio, esatto. Suo papà era Monte. Monte Gobba. Insomma, era una Gobba. Guardalo, che codardo. Mamma, che codardo. Che codardo. Peccata. Beh, cacciato di streghe. Bocca di, possiamo fare la battaglia via nave. No, niente. Niente. Deve essere stronzo per forza. Niente. Ma adesso lo attacco via nave. Attaccandolo via nave fa un combattimento diverso. che tristezza di nave. Su Rome l'hanno fatto. Dopo per poi toglierlo. Cosa state facendo, topastri voi lì? Fanno così cagare che non vale un cazzo. Sneaky. No, sono solo tanti territori topastri a sud, a ovest. Ma cazzo, devi prenderti Uber Strike? Sì, ma devo fare una guerra che non ho voglia di. Ah, perché sì. Bene. Allora, adesso per prima cosa, quanto riuscirai a fare in marcia forzata? Un cazzo e mezzo. Bello. Ottimissimo. Là. Tasty. Finalmente. To the provinces. Fabrizio è uscito dalla sua tana. Fabrizio con un nuovo esercito. Nuovissimo. Fuck. È sopravvissuto Fabrizio. Sopravvissuto Fabrizio, incazzato nero adesso. Sigma compels us. La decisione tenerò, adesso lo teniamo un po'. Onwards. O per i fattacci suoi. Per pipa. What does the emperor be? Ricostruiamo l'esercito. Esatto. Dove lo mandavo lui? Beh, mandalo sempre a sud. Abbiamo bisogno di uomini a sud, è inutile. Abbiamo bisogno di più gente possibile a sud. Esercito a massivo. Sì. Tutto qua. Sì. Sono sbarcati. Il turno dopo possono attaccare. Dio mongoloide, guarda. Che cazzo, che va bene.
Invece loro possono andare, attaccare, sbarcare, possono fare le piroette, possono fare i salti alla Holly e Benji, capito? Sui cazzi che potrebbero fare. Anche, specialmente qui. Però... The nation calls. Che cozza. Sto prendendo i cari vapore. Non me lo dire con questa voce. Quattro truppe di cari vapore. Mamma mia. Ciro Van Esposito. È tipo Patton, Dio santo. Incazzatissim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 
però guardalo. Vediamo. Ammira i tre preti guerrieri. Vabbè, te è un full eroe praticamente. Vabbè, ci sta. Sì. È un esercito di supporto alla fine. Sì. Secondo me due eroi sulla stessa truppa fanno male. Eh sì. Su degli orchi neri voglio vedere magari come se la cavano. Barakvar la combatterò comunque. Sì, ci sta, anche perché sono tanti. Anche perché è una bella... bel fight. Servant of the faith. Sigma is with us. Allora, cominciamo con la parte divertente. Io porto. No, è tutta esperienza questa, è tutta esperienza per me. Su ste truppe, ok. Allora, dammi i soldi, grazie. Perfetto. Quelli corpo a corpo sono veramente forti. La pistola e la spada sono veramente stronzi. La milizia libera compagnia? Sì. Ever vigilant. Belli stronzoni. Non mi piacciono particolarmente, devo essere sincero. No, però sono, cioè, sono fortini, se usati in modo giusto ci stanno. Allora, perché? What? Cazzo, a parte che adesso prenderei seriamente i cacciatori piuttosto che gli archibugieri. T'ho detto, ma beh, però gli archibugieri anche contro unità grandi le sciotti, come hai visto, e non è una cosa da poco. E poi contro, cioè, se hanno una linea di tiro, anche sono da, cioè, hai visto che roba che sono? Sono devastanti, cazzo. Sì, è la prima salva alla fine in genere, la prima che è veramente stronza. Però poi vedi, devi spostarli, bisogna spostarli dopo che hanno sparato la prima. Sì, ci mettono un po' tanto, insomma. Finché hai una prima linea solida, ok, ci sta. I will marshal the men. Aspetta che intanto... to the provinces. Andrei al loro capitale a rompergli i coglioni. Ma che cazzo di giro fai? Ma io non ho parole, ma... che giro fa? Cioè... into battle. Ulrich's will. Allora, cominciamo a saccheggiare quelle terre imbecilli. Sì, che poi fanno cagare. Fanno cagare, è proprio quello, infatti io l'attacco... ho aspettato che ci fosse... l'attacco era dal suolo. Ma sì, vai sulla sinistra, lo radiamo completamente al suolo e... cominciamo da questo. La vittoria decisiva, fuori dal cazzo. Ciao. Vai. Mi prendo anche più soldi, non mi interessa. Tanto noi torniamo a Monte Gobba. Cos'è lì? Dicono i re magi, porco di questo. Sì, i re magi, esatto, hanno visto la stella cometa. Che cazzo. Non è la stella cometa, sono solamente le battute di raggio. Che ridere, mio caro. La rupe nera è il loro cosa, è il loro capitale. Sì. Non per molto. Sì. Non per molto. Ascolta, io attaccherei Monte Cornosquig e te lo rado al suolo se non ti dispiace. Oh, sì, bene, tanto di quello adesso. No, cioè, vai, figa, più che altro se ci arrivo. Perché... grazielo, se no.
non ci arrivo, mi metto qua. Ah no, beh, cioè con Boris non so se ce lo fa, ma non volevo attaccare con due eserciti, non so se la faccio con uno. No, vabbè, però dico in ogni caso piuttosto Razio. Sì, sì, do Razio, sì, sì, va bene. C'è un sacco di soldi, non permetterlo. Allora, Atala Flagello del Dio non ne ha abbastanza. Non ne ha abbastanza, Atala Flagello del Dio. Continua. Mi ha fatto riprendere la guarnigione così. Sì, tra l'altro. Dove vai? Dove vai? Dove cazzo vai? Secondo me tipo lascia giù un ordine delle spostate. Sì, sì, esatto. Sì, sì, cioè deve andare da qualche parte a caso. L'unica roba è mi metto accanto a lui. Moving off. Vabbè, recuperiamo un po' di unità. Tocca. Dove avrà gli altri eserciti? A Wurzag, ok, ma secondo me ha fatto Wurzag perde la metà del potere. Sì, anche secondo me è intrappolato ormai, è intrappolato il furbastro. What do you want of me? No, this will drain my power. The nation calls. Okay. The nation calls. Vabbè. True servant of Sigma. I will go. Ok, ok. Basta il rito fatto. Ah, Herbert ballerina. Ah, questi si diventano le mura. Vabbè, ok, cioè, c'è l'eroe, il cacciatore di streghe che... Step to it. Vediamo cosa fa qua, se va qua. Vediamo cosa succede se va all'isola. Cazzo. Bello. Completamente inutile. Completamente inutile. Niente, non posso distruggere le mura di queste città del nord perché non hanno le mura. Sì, sono delle merda di città. E questi chi cazzo sono? Che specie siete? Sono elfi oscuri? Sì, sì, penso proprio di sì. Ah, l'ha capito che perde i soldati? Sì, l'ha capito. Okay. Diventeranno sempre più forti ora. Ora che hanno scoperto questo trucco. Piano piano. Guarda quanti ho aperto la strada. adesso che fate? Sono già sopra la metà. Fallimento. Solo con la WAG erano forti. Infatti. Adesso però sono sulla difensiva e adesso è un po' più difficile a vincere. No, ti ha bloccato l'esercito di Enzo Miccio, che bastardo. Vabbè, circondo. Bello fare assalto a guarnigione a Essen. È stata una mossa geniale. Una mossa meschina. Subdola. Basta il ruolo in tecnologia. Cazzo, dovrei farlo anch'io. È vero. Vabbè. Sì, per dire, No. Cosa? Che cazzo vuol dire? Mi attaccano il mio. Piuttosto si schiantano col mio. Voglio vedere l'isola. Vai, fa combattiamola. L'isoletta. L'isola maledice. Ah, mare degli artigli. Ah, bello. Che cazzo è, scusa. Cioè, in pratica tu cosa fai? Metti la freccia, trovi un'isoletta, ne fai il segno di acquistare. Esatto. Esatto. Oh, ragazzi, mi avete rotto i coglioni. Adesso combattiamo lì. Ok, va bene. Adesso vi faccio vedere chi sono io. Capito? Ah. Siamo così. Beh, dai. Tanta roba. Ti do questi. Sì. Ti do tutte le unità da tiro quasi quasi. Così poi le giostri? Oh no.
Sì, è vero. Sono i cacciatori alla fine, tra l'altro. Si dà gli archibugieri. Beh no, aspetta, no, no dai, fammi, guidami la cavalleria, dai, guidami la cavalleria. Sì, sì, è meglio. Ti do però... ti do questo eroe, ti do anche il prete guerriero. Tengo solo l'eroe, il generale con me. Dio santo. Non sono scritti qua. Ah, sì. Great sword! For Heldenhammer! Fatemia, scudo della fede, ok. Ah, le battaglie facilline. Sul lato ho messo, ho detto più facili per me. Dando 4 unità di artiglieria. Ah. Madonna. Vedi che è bello, queste battaglie qua sono bene al cuore. Sì, queste sì, queste sì. Vedi. Madonna. Madonna. Tempesta di fuoco questa. La distruzione. Bella scelta del cazzo. Madonna ragazzi. Sposta pure la cavalleria qua. Già, quella là, bravo, bravo. Gli sparo sì, con sì. I razzi adesso. Vai, eroe contro eroe. Mamma mia. Mi chiedo perché sono più pieni. Chissà perché. Madonna, questo è bello. Basta. Bella cazzo, questa è stata una bella battaglia. Vedi. Queste sono le battaglie belle. Belle. Però qualche volta vinciamo di sudare ogni battaglia. Esatto. Poi io impari anche a fare dei bei giri e usare meglio le truppe, anche in queste qua che è un po' più semplice, puoi fare più errori, quindi piuttosto che fare un grosso errore di merda contro l'esercito dove non dovresti fare. Ma che cani. Devo uccidere Wulfric, vabbè, fa lo stesso, adesso lo inseguo.
Cos'è? Branco da guerra contro gli sfasciateschi. Vai, basta. Ah. Raise Sigma. Praise Beta Sigma. Esercito bloccato, alla fine riesce comunque ad avvicinarsi alla città. Boh, vabbè, fate cagare. Sì, veramente. Ah, forse ti toglie punti movimento, allora non ti blocca. Non lo so. Vittoria di Mizu. Non volevi farla quella battaglia lì, tra l'altro. Che vittoria di Mizu, dico? Con due eserciti. Però hai cose, ne ha le torri stronze. Magari quello. Sì, due eserciti, ma secondo me è per quello. Non me lo spiego. Allora per quello. Allora, posso fare comunque la battaglia. Però dovrei sfondare le mura. Adesso non lo so. Secondo me conviene fare le torri. Mm. Si perdono un sacco di soldati, tipo. Facciamo così. No, dai. Allora, quanto mi costa? 2. Ok. Almeno la rete lo facciamo. Ok. Muovi Paolo Bitta, mi raccomando. Sì, sto già per farlo. Guarda. Anche in marcia forzata, tanto adesso attacco, così il turno dopo occupi la Monte Coron Squib. Vediamo quanto riesco ad andare avanti. Ma sì, dai, vabbè. Anche se perdo qualcosa. Sì, vabbè, se è un turno, vabbè, esatto, non succede niente. Allora, qui. Champion si of the scende. Stai tipo avanzando sulle macerie. Sì, sto pestando i miei stessi uomini. Esatto. Che ridere. Ah, circo massimo. No, l'esercito di supporto. Tipo Atel, la flagello di Dio, che saluta Baltasar. Oh, vecchio. Dio, buono. Ce l'avete messo ad arrivare. Dio, povero. Bello momento di merda. Dai, allora, se esercito qua dovrei fare un po' low cost rispetto a prima. Anzi, togliamo 1, 2, 3. Ma no, fallo fortino, dai. Per fargli low cost abbiamo sempre tempo. Lo faccio bene, dai. Fallo bene. Praise Sigma. Quattro. Vaffanculo la cavalleria da tiro, perché evidentemente non siete in grado. Abbastanza. Sì, sto un po' mettendo in dubbio. Boh. Non capisco. A volte fan cagare. Non capisco perché. Ma chissà, guarda. I branchi da guerra, il monopolo, stanno attaccando gli sfasciatezchi, sono dichiarati guerra vicenda. Sì, hanno iniziato a picchiare. Speriamo, gli ho spaccato tutti gli eserciti, speriamo che facciano qualcosa. Gli ha rotto il cazzo. Speriamo facciano qualcosa i branchi da guerra. Allora. Ciao. Ciao. Però mi piace. Qua. Grazie. Grazie. Beh, se non dovessi per l'ennesima volta. No, dai, non me l'hanno neanche sfondata. Sono abbastanza simili a livello di cose. Più povero. Abilità passiva va benissimo. Decreto soldi. Decreto. Io quanto cazzo guadagno adesso? No? Salito di brutto. Tu guadagni adesso? 10.
Porca di buono. Io se 1400. Non male. Vabbè, devo rifarmi l'esercito, quindi bene o male sono lì. Però. Sì, sì. Sì, infatti ho un esercito in più o due, effettivamente. Sì, è perché l'ho perso. Nuova ricerca. Sì. Beh, a parte che Barak Var me la posso prendere con una calma. Tanto a Baltasar e l'altro che scendono già per conto loro. Questi gran cazzi. Ciao Scrooge, vai vai. Ciao Gambion. Vabbè, a parte che tra poco direi basta. Grazie. Buona caccia ai Pokémon. Bellissimo. Ciao Wulfric. Buonanotte anche a te. Buona caccia. Mamma mia. Sigma compels us. Praise Sigma. Oh, retarded, Dio santo. To the provinces. To arms. Sì, li userei proprio come riserva di denaro. Sì, sì, infatti, infatti. Abbiamo bisogno di soldi, andiamo lì a prenderci un po' di roba. Roba del suolo. Non so, Roberto Ballerina cosa fargli fare. Mi vado anche a prendere il tesoro più avanti. Vai, croce. What does the Emperor bid? Yes, sounds that. I command here. It is war! Beh, sconfitto onorevole, aspetta, adesso mando anche l'esercito di Franza, sì. Ma sai cosa faccio io? Io sto qua adesso. Riflettici, gli abbiamo intrappolato l'esercito, di fatto. Vittoria decisiva, ma io aspetto. Io aspetto. Sì, intanto passo e vado a prendere. Tu comunque gli ho intrappolato l'esercito più forte che hanno. E per me può stare anche. Sì. Guarda, piuttosto che se lo rifanno, vabbè, stiamo lì. Stiamo lì, esatto. Tra meno di 15 turni. Tra 6 turni perdono uomini. Tra 6 turni, tra 15 si arrendono. Guarda, abbiamo tutto il tempo del mondo. Sì, proverò ad attaccare lui. Sì, piuttosto che liberargli l'esercito, gli lascio un posto. E io vado avanti a conquistare. Vai, vado avanti. Volkmar will never allow it. Faith shields us. Molto bene. Allora, adesso con l'uomo d'acciaio andiamo alla rocca di ferro. Ci arriviamo. I Sigma's right. War calls. Who calls? I will not obey. Perché? What does the Emperor bid? Vai, attraversa il fiume. Ma cosa hanno? Ma che problemi hanno con i fiumi? Ma non lo so, guarda. Persi uno. No, che morto. Razzia. To battle. Benissimo. E Atala, flagello de Deo. Vediamo se non si può fare questa cosa. No, infatti, non si può fare. Il turno dopo posso farlo esplodere. Vabbè. Beh, vabbè. E vabbè, fa niente. Cazzo, sì. Yes, my lord. Langrund. Come cazzo ci sono arrivati qua? Spottameli. Subito sotto Rocca di Ferro. Se ci vai col cursore. Ecco con chi combattevano. Dio boia. Ah, quei nani. Ci credo. Ah, ecco perché. Ecco perché. Vabbè, fottere macchina. Ah, sì, non c'è problema.
Ok. Va a posto. Qua. Andiamo qui. Let us move. I will marshal the band. Reclutiamo. Oddio, però potrei mettere due carri a vapore. Pop, pop. Il prossimo turno ce li ho. Bello, cazzo. Ce l'avrei già, cazzo. Facciamo che... No. No, un carro a vapore e un'altra di cavalleria. Now sono ticato come al solito Giovanni e Lord Voldemort. Voldemort. Oh, sono fortini questi. Sì, ma sono alti elfi o elfi oscuri? Non capisco. Non ne ho idea. Vabbè, torna nella foresta dove è inciampata nelle radici. Masochista? Ma qui incursione, pezzo di merda. Non ho soldi. Anche secondo me. Sì. Sono ovunque questi. Sì, sono ovunque, ma sono mega scarsi rispetto a noi. Cazzo, come i tosti Grimor sono quasi forti come noi? Che cazzo è successo? Altro esercito. Cazzo, bastardo, godo. Ma quello lì cosa cazzo ha da fare? Vabbè, comunque abbiamo intrappolato l'esercito più grosso. Guarda, per me va bene anche così. Io anche se ne avessi tirato uno. Di nuovo. Sì, cioè, vabbè, ne ha uno, cioè, capito? Sì, avrà fatto un nuovo esercito. Gli abbiamo fatto perdere due, quasi. Sì, dai, ci sta. Ne ha unito e ne ha fatto uno nuovo. Esatto. Sì, ma i soldi sta scendendo. Figa, sta scendendo. Tutti i saccheggi che gli sta facendo. Prima era molto, molto più alto. Adesso si è ripreso anche quelle due, tre province di merda, ma adesso torna giù. Sì, Visseland. Ha terminato l'accordo commerciale con me, il Visseland. Cosa sta facendo esattamente? Ah, beh, perché non si fideranno. No. Qualche motivo. Ah, ho fatto la confederazione, quindi rompo il cazzo. Non capisco, veramente. Logica del cazzo. Veramente. Adesso faccio i favori, sono pieno di cose. E autorità imperiale. Ma è tornata una fazione di Bretoni? Ah, no, è sempre la solita, l'unica superstite. Perché sono quel cazzo che era. Vabbè. Credibile. Perfetto. Sì. Allora. Sì, se vuoi puoi conquistare il resto con Paolo Bitta. Sì, faccio così. Conquisti il resto e poi vieni qua, tanto io lo tengo sotto assedio fino alla fine dei tempi. Sì. Come ci dividiamo i territori qua giù allora? Boh, guarda. Quelli so. Sani. Bravo. Intanto. Passo morte lo prendi tu? Sì. Sì.
Se... Sì, va bene. Tu puoi prendere io prendo i monti confini del mondo dei meridionali. Okay. Sì, quelli che sono almeno quelle cose sane, sappiamo come dividersi. Il resto vedremo. Il resto, guarda, mi cambia poco. Sì, lì sì. Li facciamo veramente poco. Tu prendi la parte ovest e la parte est dei posti di merda, direi. Ma sì, dai, ce lo dividiamo a metà. Prendiamo una secchiata di merda adesso. Sì, esatto. No, in sì, ce l'abbiamo. Ecco, però. Sì, però. Oh, cool. È pronto? No, manca un turno, sono 4 unità. Ecco, vediamo cosa fa, dai. Acciaio di ottima qualità o il forziere? Acciaio. Bravo. Tanto sei soldi, chi se ne frega. Sì, sì, no, è tutto per l'esercito alla fine. Ti dà un'arma e... Infatti. Madonna, lami stregate. Difesa corpo a corpo più 8, attacco corpo a corpo più 8. Io porco, 10 turni. Ah, per 10 turni, ok. Ma figa. Dov'è però quando lo vedo? Ah, solo per quell'esercito? Sì, esatto. Credo, sì. Sarebbe un po' più... Cioè, lo vedi in basso sull'eroe, sulla schermata dell'eroe. E sì, sotto c'ha dei bonus, tipo. La stregata, sì, sì. Quello lì. Allora, sì, io vado alla baia. Sì, sì, vai lì. Saccheggiamo e le facciamo esplodere se c'è qualcosa da saccheggiare, perché ne dubito. Ma Dio, semplicemente per il fatto che non siano mai state toccate. Se no, vabbè, possiamo anche conquistarle, comunque, vabbè, dai, sì. Subito, non so, però sì, comunque, va bene. Almeno quello sulla costa. Forse infernale che buco di merda. Questa parte. Hai più soldi. Rag. Che altro, è meglio farli fuori prima che facciano una confederazione anche loro. No, perché quando diventano una confederazione lì è un po' un problema. Cioè, non è che sono impossibili da battere, però sono molto forti. Anche questi. Evitiamo di romperci i coglioni. Meglio. Facciamoli fuori adesso che finché sono deboli, va. Soldi. Ok. Sì, dovrei continuare a guadagnare. I will marshal the men. Gigione. Tanto vediamo così. Ready. Dio boh, siamo entrati nei territori malissimo. Cioè proprio incazzati neri. Ready. What does the emperor bid? Oh no. No, come 21? Vabbè. Come ha perso 21? Fantastico. Grazie, le basta, che cosa non la devo prendere. Ah, devi prenderla? Sì, mica però... No, è rosso però, È l'unico dei tre territori... Ah beh, no, il rosso è il giù. È l'unica dei tre che è rosso. Fatta fuori. Bastardata, l'unica dei tre così in rosso. Terribile maschera di... Oh no. So. Yes, my lord. Vabbè, ci spostiamo giù. Let us move. Vediamo. Ah. Vedi. Oddio. Oddio. I cretini ammutinati di una goblin. I cretini ammutinati di una. Sì, perché sono proprio dei rincoglioniti. Che cazzo ci fanno lì? Che cazzo ci fanno? Il territorio è il territorio verde. È arancione. Il territorio è verde. No, verde è caracotto. No, non è verde, è arancione. Ma Carac, figo, mi fa vedere il clima adatto. Dove? Carac? 8 picchi, quello di... Aspetta, sto guardando... No, Caracotto picchi è arancione.
Te lo giuro, mi dice clima adatto alla tua fazione. Ma clima non adatto? Oddio, ti giuro. Ma aspetta, stai... ah, aspetta, ma perché hai sezionato gli orchi? No, aspetta. No, no, no. Lo va all'altro. Ma guarda, diatelo tu allora. Ma abbiamo delle differenze, scusa. No, non penso. Siamo umani. C'è cioè, un gatto che ti dice che non è adatto? È arancione. Comunque, vabbè, tranquillo, si fa. Ma che cazzo vuol dire? Che cazzo di calcoli avrà fatto? I don't know. Vediamo cosa c'è qua. Figlio di puttana. È tornato. Figlio di puttana. Sanna cruenta. Spero di farcela con Ralph e spacca tutto. Sì, dai. Che cazzo. Com'è l'esercito? È forte, non lo vedi? No. No, perché lo vedi solo già. Quattro orchi neri. Orchi grossi, ragazzi, carri da guerra, carri cavalcacinghiali, carri dei lupi, Ragnarok, mandri di Squig, ah cazzo, idolo primitivo, riesce a me- ah, perché non puoi metterti in cosa. Non ti puoi mettere in... marcia, no, non ha senso. No, no, in accampamento. No, no, che sfiga. No, dai, vediamo, sperando di vincere, dai. Tools of judgment ready. Pick up the pace. To the provinces. Ma. Ma tu dimmi un po'. Ma che urla. La razzia 2095. 2905. Ma quasi quasi. Direi di sì. Razziato. Di accettare qualcosa? Ah, Dio Carlo, ok. Ah, posso riattaccare un'altra volta? Vabbè. Posso occuparlo? Ah, vediamo. Vediamo di occuparla. Sì, più che altro devo recuperare un po' di unità. Che lì dopo devi almeno mettere giù i cosi. Dogori. C'è un po' che scelte di ogri mercenari, però. The nation calls. Oddio, comunque guarda, manco a fare la posta ci siamo praticamente divisi esattamente a metà del territorio. Ah no, gli altri sono gli altri deficienti. I cosi. I Bjorling. No, va. Ma Dio, sì, possiamo dividerci metà anche sta sofferenza qua. Vale, altare della progenie, che cazzo. E me hanno, però di costi. Porca troia. Sì. Non sono pochi, sono comunque tre province complete. Il campamento dei Varg ad esempio non si vede. La Baia delle Lame finisce con la Torre di Krak. Il conclave di Aisling ha altre due zone che non vedo. Ci sarà tutta quella parte a nord. Ho mosso tutto, sì. I will marshal the men. The Empire.
Oh. Oops. Vabbè, ma sei tolto di là tutto il movimento, alla fine va bene. Esatto. Tu sai che deve andare là. Spada di King non niente. State riportato il suo altare. Vabbè. Vabbè, fa niente. Sì, infatti. Ciò cosa dovrei dire? Se... E da me che vuoi, io ti posso cantare in canzone. Ma sì, ok. Beh, Hackendorf potresti anche ripopolarla. Con Fabrizio sì, dopo. Sì. Sì, esatto. Ma vado con calma, mi faccio prima... Sì, è vero. L'assedio. A parte che decine di minuti io vado a Annel. Ovviamente. Perché devo andare in balista. Wow. È tornato giù di numeri. Non è più forte di prima. Ma basta, sono lì fermo. Cazzo ha fatto, cazzo. Fallimento. Che culo. Vittoria pirrica. Vittoria. Siamo la sei. Guerra. Trove, sì, essere sbagliato farla, però proviamoci. Saludoso. Fermo, prima di accettare. È tardi. E vabbè, fa niente. Tardi. In caso degli standardi. E vabbè, fa niente. Mannaia. Ecco, questa è la mappa media delle terre degli orchi. Porca una merda. Forse ha più senso i cacciatori. Forse gli archibugeri se li metti poco. Forse, ma solo per il fatto che è un pochettino finale. L'ha fatto. Anche l'esatto, ma che schifo. Poi dopo di là il territorio non dico che è perfetto, ma quasi. Peccato, lo giochiamo sempre sul difensivo. Non so veramente se facessimo una carica. Ma è vero, però. Cioè, gli alabardieri tengono bene contro le altre cariche. Quindi tutto sommato. Sì, esatto. Più che altro mi viene da dire. Facciamo la mossa un po' a sfalsati. Sti carri da guerra. Yes, sir. Ma sono alla fine. Sono forti, sai. We are Sigma Men. Metterò questi qua. Basta che spari ogni tanto. Esatto. Ready for war. Ti do anche i carretti da guerra che sono bastardi. Cioè, tengo proprio da soli questi. E ora li tengo per tamponare le difese varie. Awaiting orders. Accuse them. Ok, adesso faccio una prova e vedo un po' come sono. Grandi cannoni, ma sì, ma non tenerli però tanto avanti ai carri, non tenerli tanto avanti. Ah, solo per il primo tiro. Ma tirano lontano. Sì. Ok, c'è cominciare. A parte che sono in schermaglia, quindi. C'è proprio una prova, voglio vedere un po' come sono. E che cazzo state sparando? Ma cosa avete Dio, cazzo. Porco Dio. Porco Dio. Madonna, che c'ho qui. Sono tirato. Però. Vabbè, il bello dei cannoni è che da questo punto di vista sono devastanti. Ma raffica tirano. Sì, sì, sparano perché hanno tipo 6 canne, allora fanno... Sparano 6 colpi e dopo devono ricaricare. No, però dico... Vanno in continuo. Sì, 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 sì. Tipo spara in semiautomatico, infatti. Pazzo che c'ho.
Occhio, oh, vedi, io cane. Non devi usarli in prima linea, i carri. Non è il loro ruolo. Vedi, però tenuti così hanno un più effetto gli archibugieri. Judgment is coming. Tutto sul fuoco, so. Madre. Anche contro gli orchi neri hanno il vantaggio. Vabbè, ci credo. Io caro, quanti boost c'ha il mio eroe? Madonna, cazzo fate? Se supportare sulla sinistra faccio meglio. Faccio quello che posso. Ho gestito molto meglio dell'altra volta. Madonna. Stra meglio. Vedi però che ho trovato il modo giusto per usare gli archibugieri? Devi fare la linea più aperta con gli alabardieri. Devi fare dei buchi, devi lasciare dei buchi. Ah, ok. Devi lasciare dei buchi, non sparano se c'hanno gente davanti. Va, che di, ma li stiamo devastando, vai, vero? Hola. Adesso. Adesso lo maledico. A posto, fermati anche questo per il cesso. Dai, basta, carni di merda, rompi coglioni. Non siete... Dai, carni, gli sto sparando. Posto. Ucciso anche. Bastardello. Cazzo, se io do il primitivo ancora ti ha ragione. Non si spara col cannone. Quasi ucciso il coso. Una volta che i carri hanno finito di fare, che cazzo succede? Ready for war! For the Emperor! Ready to engage! No lingering! Servant of Sigma! Fight to battle, brothers! Cioè, vedi anche l'idolo, guarda che è fortissimo di solito, eh. Sì, guarda come lo sto tirando giù con gli archibugieri.
di tutti gli orchi neri qui. Adesso lo uccido l'idolo. Eh sì, merda, l'hai sparato gli anche quei cannoni, porco di... Cannonato, tiriamo giù. Vai, spa, fuoco. Ha battuto. Dio caro, che massacro. Gli alabardieri che stanno inseguendo. Sì, cioè, gli alabardieri, hai capito? Ma te l'ho detto, ho capito adesso come giocarli gli archibugieri. Devi fare un... Vabbè, sempre vittoria pirica, chi se ne frega, è stata bellissima. Devi mettere alabardieri, distanziare 30 metri altri alabardieri, distanziare 30 metri altri alabardieri, lasci dei buchi. Buchi che verranno colmati dal fuoco degli archibugieri, capito? No, ci sta, ci sta. È l'unico modo. E poi ovvio, lo so che poi se sfondano un'unità da guardieri si crea un buco della Madonna, però non c'è altro modo. Non c'è altro modo per... Vabbè, ma lì per tenere qualcuno sotto dei esatto. Comunque più truppe. Ma posto. Molto bene. Bravi cazzo. Ah, che figlio. Ne ha perso di truppe. Sì, più caro, sì, ne ha dimezzato. Sì, 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 infatti, infatti. E vabbè, dai. No, circo massimo. Ah, le grandi mosse. Gli agenti degli orchi. Ah, guarda. Io cane, schippiamo. Basta. Non ce li sopporto più. Basta. Anche sti qua che vengono adesso, non sono un cazzo. Ascoltando i mondi. Sconfitta di misura. Contro chi? Che cazzo di cosa? Un mongolo. Dove? Mongolo. Ma su uno di questi qua. Come faccio a perdere? Ah, oddio, ti ha attaccato un'altra volta. Allora, faccio automatica, tu guarda. Però come cazzo è possibile? Vecchio. È una guarnigione di merda, non è unità da tiro. Mamma mia, che trovato. Sì, non capisco non neanche perché ti abbia dato una guarnigione del genere. Guarda che madonna, che massacro. Non ci credo. Dai, con quattro stronzi, ma sto scherzando. Gli prenderò il resto del territorio. Se voglio vedere. Non ha più eserciti comunque. No, quindi. Solo quello lì. Sta proprio arrabbiando il bisogno. Non so cosa dirgli. Cioè... Mi ha tolto tutto. Musillon, arriverà il tuo momento. Sì, si è divertito per troppo tempo. Missione assegnata. Entra in guerra con questa fazione sfasciateschi. Potrei anche farlo. Tanto per farmi sì. Posso giocarmi di favori qua? Vediamo. Ma che era la cosa dei favori? Conti elettori. Il prestigio. Ah, qua. Macchinazioni elettorali. Giusto. Quanto è adesso? 10? Cosa dici? La fedeltà. Sì, sì, altissimo. Allora. No, mi migliora le mie relazioni. Migliora le relazioni però, infatti ti conviene usare. To the provinces. Valore totale dell'atteggiamento arriverà a 105. Che cazzo di intermediario che mi hanno dato. Va a capitare. Come si è messo? Ma faccela un'altra doble. Fate che perdiamo tempo qua. Poi. Oh, che cazzo. Mm.
Ma sì. Esercito. Come li stiamo violentando? May. They got the pace. Quanti ha dato? 5900. Bene, 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 bene. Il sale, si vede che. Mamma quanti livelli. Yes, my lord. Yes. I am ready. Are you? Yes. What does the emperor bid? Ok. Vabbè, sto tirando su tutti i livelli, però effettivamente dei lord così ci sta. Mm-hmm. Allora, su Bubble of Beard. Bubble of Beard. Tanto va su. Sì, vai, conquista tutto, poi quando torni giù attacchiamo. Sì. Qui ce n'è di tempo. Baltasar. Allora, Baltasar lo mando verso Karagdron, che è la zona che mi devo conquistare, quindi facciamo subito. Out. Fantastico. Il circo massimo ha fatto un macello. Inizio a venire. Devo spostare il nuovo esercito. Ciro Van Esposito che ha 4 che arriva quello. Porca troia. Bocca voglia. Attack! Fate a morire, coglioni. Ci ho cambiato idea, mi sa che saccheggio e poi distruggo tutto il turno dopo. Sì, sì. Mi sa che quello che ho conquistato lo abbandono, quindi insediamento lì adesso. Yes, porca troia, forse l'uramento. Quindi avrebbe senso prenderli. Ah, cazzo. Perché appena finita la battaglia, giustamente. Perché devi spostarsi. Ovviamente. Marcio forzato? Niente. No, perché già fatto la battaglia. Non c'è neanche in acquetta. No, può muoversi ovunque, tranne che non posso. Mi ha fatto un corvo a Zoysenk. Ah. Quasi lo lascerei. È quasi bello. Quasi carino, vero? Sì. Stronzi. Quasi bellino. Quasi bello da vedere se non fosse che. No, no, vi odio. Quanti soldi. Ok, adesso sono un po' di iniziare. Iniziare. Isle, Marino. Questo sì. Finiamo di fare l'esercito. Cazzo. Che costa. Nuove facenze economiche. L'economia si basa sul fare soldi. Basta. Non c'è alcuna spiegazione. Make money great again. Soldi e basta. Testa. Antrof. Facciamo così. Ah, vero, le strade. Le dogane sono validissime. Senza mission lo devo spostare. Barakvar fa di soldi dopo. Non è malissimo. O almeno così sembra. Di che provincia sta qua? Ah, fa il turno comunque, poi direi stavo. Sì, infatti. Minchia, mi tocca prendere a me questi primi 4 territori del cazzo. Sì. Tutto Barakvar, le colline, Davazbag, Karaz, tocca prenderli tutti. Ma conquistiamo capitale. Direi. Sfondi la cosa. Va. Puttana, continua a persi.
Figa. Occa di razzia 9434. Capitale, mica male. No. Posso anche solo guadagnare 3000, non è poco. Occupa e saccheggia? No, dai. Occupiamo e basta, dai. Ready. To the province. Sì, è che c'è anche il porto. Conviene tenerlo. Potevi occupare e saccheggiarlo, tanto l'esercito lì, mal che vada. Tirare un pugno in testa chi... Sì, è che volevo abbandonare questi territori, andare a ovest e dichiarare guerra ai topastri. Volevo fare un po' queste cose. Tutto qua, solo queste consigne. No, facciamo quello dell'ordine pubblico. Vabbè, io lo rado solo volentieri l'intero territorio che... Sì, boh, cioè... L'unica roba che... C'è l'allogramento altissimo. Quello sì, è vero. Quindi toccavo conquistarli. Può farlo molto lentamente. Io vabbè, stiamo qua. What does the emperor bid? What did the emperor bid? Emperor bid. Bring me to my men. I am prince and emperor. Johnny Paolo lo ributto. Brutto. Cosa? Giovanni Paolo lo ributta nell'esercito o buttiamo Lord Voldemort? Voldemort deve fare livelli. No, è vero. Mi sblocchi le cose. Oh, ormai è il 20, figlio. Morire anche 400 volte. Vabbè, lo tengo come agente. A wise move. Sigmarite Arch Lecter. Non so se è una buona idea. Vittoria pirrica e va bene così. Va bene così. Sì, dai. Va bene così, perdono un sacco di uomini. Vacca di, ho perso anche i... No, Han Solo e Riccardo nella media. Porco Dio. Sì, vabbè, sono devastato l'esercito, puttana la madonna. Non hanno neanche fatto kill, cioè uno... Sì, c'è... Cioè... Sì, non ho più un esercito che t'ha stracagato. Per distruggerlo, Dio caro, hai dovuto... Sì, ho perso... Sì, quanto ti ha costato tutto, cioè... ho vinto, ma che costo, cioè, Dio caro. Sto reclutando tutto in globale, praticamente. Sì, porca madonna, cioè... Oh, però adesso facciamo così. Se abbiamo vinto, ma dobbiamo star fermi qua. Non passare, mi raccomando. No. No, comunque dai, tutto sommato è andato bene. Sì, sì, sì. Riconquista. Sì, no, anzi è andato molto bene, molto bene. Poi i prossimi giorni inizierò a fare ancora meglio, col fatto che c'è un microfono vicino, col braccino, eccetera. Mm-hmm. Vediamo un po' com'è. Atla, flagello giaggio. Andiamo in qua. We march! Praise Sigma. I will not obey. Step to it. Esatto, verso la miniera. È una miniera. Oddio. It is time. È una miniera. Questa miniera è una miniera. Madò. Gli alberi sono alberi, mio signore.
Le radici sono radici. Che bello. Quel fatto che non cambi l'intonazione rende la frase ancora più esatto. Senza questo è il bello, questo è il bello. Tutto così bellamente senza senso. Sì, stupido. Gli alberi sono alberi, mio signore. Le radici sono radici. Dio, la tua potenza economica è considerevole. Così dici. Comunque ho perso tipo 2000 di guadagno a turno solo per aver messo 4 carri a vapore. Lasciamo stare. Okay. Sì, ma li voglio vedere. Voglio vederli. Facciamo così. Devono fare del male. Aspetta. Conti elettori. Non ho nominato un po' di conteggi vari. Allora, spacca tutto. È il re di questo posto. Affirmative. E vabbè, allora facciamo così. Regimenti della Vama. No, no, questo. Ok, quindi poi in globale possiamo reclutare. Cazzo, mettiamo questo 17. Ok, il papa lo mando qua. Aspetta, sai che facciamo? Now, for Gandalf si stacca. C'è un cambio di mago. Gandalf lo mando giù dall'altro esercito. Beh, facciamo così. Bene. E questo abbiamo fatto. Yes, my lord. Questo abbiamo fatto. Facciamo una spedizione marina. Vediamo cosa c'è in questo relitto. Arrecati il naufragio. Vittoria decisiva. Abbiamo trovato dei pirati in questo relitto. Ma che cazzo. Cos'è quel cannone? E il Leviatano marcescente. Tesoria 5000. Wow. Esperienza bonus 1500. Alla faccia. Alla faccia del cazzo. Alla faccia del pisello proprio. Giovanni De Coccio è diventato il marinaio dell'impero. Lo mando in giro a fare Pirati dei Caraibi. Ok. Allora, andiamo, non si sa mai. Vai. Basta, direi che avevo finito. Perfetto.
Salviamo. Quando vuoi. Domani sera. Allora, no, verso il weekend solito. Domenica, allora. Allora, domenica inizio a lavorare alle 4. Aspetta che salutiamo i nostri amici. Oh, sì. Ciao ragazzi, grazie per averci seguito, siamo un po' stanchelli. Ciao. Vado a letto. Addio, ciao, alla prossima. Ciao. Oppure ciao. No, ecco. Ah, ciao. Ciao.